Buonasera, benvenuti a Notte Rosso Verde. È un Notte Rosso Verde un po' speciale perché va in onda innanzitutto di venerdì e poi con il campionato fermo. Però abbiamo una trasmissione credo importante perché la memoria storica non va mai cancellata, anzi la memoria storica deve aiutare diciamo ad avere un futuro sempre migliore. Analizzeremo questa sera la promozione Laternana 1971-72, il campionato vinto che portò appunto Laternana nella massima serie, la prima squadra umbra a militare nel campionato di Serie A. Avremo modo di vedere un filmato inedito realizzato da Sandro Onofri. È diciamo inedito anche per l'epoca, no? Perché solitamente le immagini sì, ce ne sono tante, però non trovare un video che era anche commentato da diciamo, su quelli che erano i festeggiamenti in città, diciamo, non era assolutamente facile. E Marco Barcarotti, che poi vi presento, è riuscito a rintracciare, lui che è diventato un po' il tesoriere, ha lo scrigno di tutti i video, fotografie, articoli di giornali e ricordi vari appunto che riguardano la Ternana. E ultimamente Sandro appunto Onofri gli ha regalato, possiamo Sì. dire, possiamo dirlo, gli ha regalato questo filmato che noi vi faremo vedere questa sera. Siccome è un filmato lungo, diciamo l'abbiamo diviso in tre spezzoni e tra una spezzone e l'altra naturalmente ci intratterremo con gli ospiti, che vado subito a presentarvi. C'è in studio con noi un ex rossoverde di quella stagione, 71-72, Rolando Marchetti. Grazie per Buona, essere con noi. grazie a voi, Davvero, buonasera. ci fa estremamente piacere sempre ospitare coloro che ci hanno regalato tantissime soddisfazioni e tantissime gioie. Marco Barcarotti, come dicevo, è il tesoriere di questo scrigno pieno di video, di filmati, di fotografie e articoli di giornali. Poi c'è Gianluca Diamanti che ha scritto qualche anno fa questo libro, Il gioco è bello quando è corto, racconta della Ternana di Corrado Viciani. Io ho avuto modo di rileggerlo appunto in questi giorni perché ero in procinto di presentare questa trasmissione e ancora una volta cioè, l'ho riletto per la seconda volta, l'ho trovato ancora più bello, più avvincente, più emozionante della precedente lettura. Quindi, ma hai fatto colpo perché Complimenti, diciamo grazie. che è stato un libro di grande successo questo, Sì, diciamolo. purtroppo non c'è più, quindi tutta la pubblicità è È inutile. finito? Eh Si sì, non è rifanno, si stato ristampa. ristampato Hai dato perlomeno. una brutta notizia a Si Rolando ristampa. Rolando, Marchetti qualcosa perché non ce dovevo. l'ha. E Peccato. poi Grazie. abbiamo l'architetto Paolo Lonelli, un amico, che ci dà una mano perché vorremmo, diciamo, copiamo l'idea che è stata anche quella di Gianluca, perché Gianluca in questo libro contestualizza un po', no? Quella promozione con la situazione economica che viveva la città allora e la situazione urbanistica che c'era in quel periodo appunto a Terni e con l'architetto Leonelli appunto analizzeremo questo particolare La aspetto. fontana. A Rolando la prima, innanzitutto ringrazio i nostri tecnici, Gianluca Lucchetti in regia e Michael Spezzi appunto alla camera. E allora possiamo iniziare questo nostro programma. Vi ascolto che sono un po', non dico emozionato, però un po' teso sicuramente. Allora, Rolando Marchetti, che impressione fa riparlare di quella, perché non è la prima volta che lo si fa, no? Però questa sera magari lo facciamo in un modo diverso. Gliel'ho detto prima, ho premesso, non mi fate emozionare perché sono stati dei momenti indimenticabili. Proprio io sono stato 3 anni a Terni e sono stato benissimo, e compensati poi alla fine con questa straordinaria vittoria dove nessuno ci dava per certi, ma che però durante l'anno è stata una cavalcata favolosa. Marco Barcarotti, questi segreti continuano, questo scrigno continua sempre ad arricchirsi di nuovi video, di nuove fotografie, di nuovi filmati. Sì, questa l'ultima è stata una piacevole sorpresa. Io mi sono un po' organizzato adesso perché il tecnico che voglio ringraziare, Danilo Diamanti, che lui mi digitalizza i filmati quando li trova, gli ho detto: senti, mi fa un piacere, se ti capita di trovarli a te, che magari ti ricordano per il lavoro che fai, mi puoi contattare e dire magari ai proprietari se
me lo possono dare per metterlo sul sito che io ho creato insieme a Davide Scarponi. E lui questo fa, l'ultimo me l'ha trovato lui in questo modo, ma non era il primo. Praticamente lui, quando gli capita qualcuno, gli portano questi nastri in Super 8 e me lo dice. Io fra l'altro veramente ci tengo tantissimo, perché dopo 45 anni, ma ne ho alcuni pure degli anni 60 quando la Ternana giocava a Viale Brina, se non lo facciamo adesso si rischia di perderli. E questa per me sarà un'ossessione, ma veramente è una memoria storica non solo del tifoso, veramente della città. Quando poi dopo vedremo il filmato, questo discorso si capirà benissimo. Gianluca, allora, reduce appunto dalla scrittura di quel libro, che significato può avere una serata come questa? Ma è esattamente quello che ha detto ora Marco, è importantissimo non perdere la memoria di quegli anni, ma non solo per lo sport, non solo per il calcio, ma per tutto quello che ha significato per la città, anche perché quella promozione è stata proprio, come poi notò qualche giornalista nazionale, la promozione non soltanto di una squadra, ma era la cosa più interessante, era quest'unione tra la squadra e la città. Ed era anche un po' il sogno della città che veniva promosso, era la città che cercava la sua Serie A in qualche maniera, poi andò come ricordiamo. Però ecco, il lavoro che sta facendo Marco, il lavoro che stai facendo anche te, è importante, perché sono passati 45 anni, è incredibile. Cioè, io ho avuto la fortuna di viverla da bambino, avevo 9-10 anni, però insomma mi è rimasto tutto impresso. Però insomma, a questo punto bisogna che la maggior parte dei nostri amici, dei ragazzi, cioè nessuno ha vissuto quegli anni consapevolmente, specialmente i giovani tifosi, quindi insomma è bene tramandare. Allora, Paolo Nelli, diciamo, è uno sportivo, no? A parte anche, lo è anche Gianluca Diamanti, però anche Paolo Nonelli, diciamo, fa parte, forse faceva parte di quel gruppo che tutti i sabato a San Francesco si ritrovava. Non solo. Quello, certo, sicuramente. Però ecco, per dire che è sicuramente uno sportivo. Tra altre cose, tra le particolarità, se ricordo bene, era uno di quelli che a Terni sosteneva Sciarretta. Sì, vero? Sì, è così. Un grande attaccante. Un grande attaccante, che però era antecedente praticamente a Rolando Marchetti e via dicendo. Quindi anche Paolo ha vissuto i momenti rossoverdi, non so se questi della promozione in Serie A. Come tifoso, ma per dire, sì. La soddisfazione di giocare allo stadio Viale Brin ce l'ho avuta in Lega Giovanile, eccetera. Poi abbiamo giocato anche insieme con la Bosica, eccetera. Io sostenevo Sciarretta, perché Sciarretta era molto criticato, perché toccava 3 palloni a partita, però faceva 2 gol. Allora, no, cercava di sostenere il fatto concreto, chiamiamo questo vizio, no? Una persona intelligente, un avvocato, un laureato, eccetera, che ha dato un grande contributo, perché il gol è un grande contributo, è inutile che lo neghiamo. Quindi io lo sostenevo, perché molti nell'ambito dei 90 minuti lo criticavano, perché magari veramente toccava pochi palloni, però stava sempre al posto giusto quando c'era da fare gol, e quindi insomma... E quella è una dote, essenziale. Direi, anche in nazionale c'è stato, mi pare, un attaccante che ha fatto, no? Beh, c'era Calloni del Milan, no? Che faceva quelli più difficili. Calloni faceva solo a noi, veramente. Fece 5 in un anno, se non ricordo male, no? Oddio, l'ha scontato tutti lì in quella stagione. Senti Paolo, si parlava della memoria storica, allora quanto è importante anche secondo te, che tu sei un po' attaccato, no? Alla direi per altri storica. Settori, hai ma fatto anche vari questa... studi su questa storia del passato. In particolare della città, chiaramente, delle opere d'arte, per dire adesso, ricollegando la storia dell'arte della nostra città, per esempio, dovremmo parlare della fontana di Piazza Tacito. Dove è stata festeggiata la promozione in Serie A, tuffandosi nella fontana? Ecco, se adesso ci salviamo, non festeggiamo la Serie A, magari ci salviamo, dove ci tuffiamo? Io mi domando questo, solo questo magari. Ecco. Se dovremmo aspettare la fontana. E dopo parliamo della fontana anche magari, che è un argomento attuale. Certo. No? Perciò non riusciamo a essere promossi, perché non abbiamo la fontana. Eccola qua, la fontana di Piazza Tacito, poi la rivedremo, perché quando Paolo ci parlerà un po' di come era la città di Terni negli anni 70, facciamo 65-75, perché poi non possiamo ridurla solo a un anno, no? Nel senso, la promozione è una stagione agonistica, ma
per quanto riguarda l'urbanistica dobbiamo andare, credo, con un lasso di tempo molto più largo. Sì. Beh. Allora, direi che possiamo andare a vedere la prima clip del filmato di Sandro Onofri, che ringrazio e ringraziamo tutti, voglio dire, forse tutti gli sportivi ringraziano, perché veramente è una bella testimonianza di come Terni festeggiò quella avventura terminata con la promozione del campionato di Serie A, la prima squadra in Umbria ad essere promossa nella massima serie. La linea passa quindi a Gianluca Lucchetti. Ammetterlo, ma per l'Umbria calcistica all'orizzonte si profila qualcosa di nuovo. A Terni hanno rinnovato il consiglio, ma è stata una rivoluzione in famiglia, pacifica tra amici. Quella notte giù in città non c'è. Al dottor Giovanni Manini è subentrato il geometra Giorgio Taddei. Piuttosto importante invece appare la novità tecnica. Vinicio, che aveva sperato fino all'ultimo di rimanere alla guida della squadra, viene sostituito da Viciani, che gode la fiducia e l'amicizia del nuovo presidente. Viciani è un ex, ha già portato la Ternana dalla Serie C alla B. Chissà, sono sospiri, speranze, sogni, forse sono illusioni. Il campionato dei cadetti è terribilmente lungo e difficile. Una marcia a tappe forzate, brutale, che brucia le energie e non risparmia nessuno. Pretendenti per tre soli posti in paradiso. La gloria non è per tutte e bisogna sapersela conquistare, guadagnare di giorno in giorno, ora per ora, perché basta un attimo di disattenzione per annullare le fatiche di una stagione e le aspirazioni di tanti anni. C'è chi spera e chi crede, chi ostenta sicurezza e chi si avvolge di modestia per consuetudine scaramantica. Scrivi tutto ciò che sai. Sondaggio alla vigilia del campionato fra i 20 tecnici della B sulle possibilità che hanno le squadre di salire nella massima divisione escludono senz'altro la Ternana.
La notizia non fa impressione a Terni, però carica qualcuno, anche se in cuor suo accetta volentieri il verdetto. Corrado Viciani, quando lo interrogo per sapere se l'opinione dei suoi colleghi gli sembra fondata, risponde: per quanto riguarda noi sì. La Ternana non ha ambizioni di primato. Il nostro traguardo è un campionato dignitoso, un campionato di centro classifica, senza patemi d'animo. Cerca di spiegarlo a lei, quella notte giù in città non c'è. E l'opinione degli sportivi di Terni concorda con quella del loro allenatore. Si può partire tranquilli e soprattutto lavorare in pace, pensa Viciani, quando non si è costretti a dover raggiungere un traguardo tanto alto per noi. Ma la Ternana aveva già dimostrato nel precampionato di essere un complesso rispettabile. L'avevo osservata in amichevole con la Roma e non era andata male. In altre occasioni mi aveva dato l'impressione di un complesso che sapeva esprimere qualcosa di nuovo. Durante il periodo della Coppa Italia chiese a Viciani se avesse dato alla sua formazione un gioco diverso, un qualcosa in più rispetto alle altre. Mi rispose: giochiamo a fisarmonica, e non era una battuta la sua. Basta il suo sorriso qui vicino. Una squadra capace di attaccare con tutti gli uomini e di ripiegare in difesa con tutti gli effettivi, con un movimento sincrono, capace cioè di correre alla disperata per tutta la partita. Era una novità senz'altro assoluta. Un solo interrogativo, una sola perplessità. Avrebbe resistito per tutto il campionato a quel ritmo infernale? Viciani mi assicurò, e allora pensai che veramente da quella squadra poteva nascere la grande sorpresa per un campionato di dimensioni senz'altro mostruose. È il 26 settembre 1971, quando l'avventura comincia. Fa ancora caldo. Sulle tribune la gente è in maniche di camicia. Il romanzo inizia con una partita in trasferta a Modena. Molti sportivi ternani hanno imboccato l'autostrada e allo stato Braglia assistono al primo esaltante capitolo della nostra squadra.
promessa di ordine personale anche per saldare sinceramente un debito di lealtà. Sono fra coloro, dice Mario Gismondi, che non hanno creduto nelle possibilità di promozione della Ternana. Come era professionalmente doveroso, ne ho riconosciuto di domenica in domenica i meriti, nei commenti radiofonici alla Serie B, che ho curato sino a poche settimane fa. Ma ero quasi certo che non avrebbe resistito ad un campionato così massacrante. Alla fine, pensavo, si sarebbe senz'altro arresa. Antipatia la mia, né deformazione professionale. Era soltanto, dice Mario Gismondi, la rigorosa analisi di obiettivi e difficoltà. Troppi sono stati i giocatori infortunati, poche sono le riserve. Ambizioni già pagate da un campionato superiore alle previsioni, forza degli avversari decisamente più ricchi, in teoria anche per le somme investite nella campagna acquisti. Solo del resto, nel sottovalutare le possibilità della squadra, ero in buona compagnia anche a Terni. Questa premessa comunque non tende, dice Mario Gismondi, a farmi perdonare una previsione sbagliata. È al contrario il modo migliore, anche se forse troppo personale, di onorare la promozione della squadra umbra. Anno c'è una rivoluzione. La Ternana è stata qualcosa di più. Non ha vinto come il Catanzaro della scorsa stagione, che raccolse negli spareggi ciò che gli altri virtualmente avevano perduto, cedendo al logorio di metà campionato e consentendogli di annullare uno svantaggio di 6 punti. La Ternana ha vinto da grande favorita, come se fosse partita con questo programma. Bene, questa era la prima clip, avete visto insomma quale fosse l'atmosfera, prima della partita questo, e quindi avete visto anche, che ne so, insegne di esercizi commerciali che purtroppo non ci sono più, insomma una Terni sicuramente diversa rispetto a quella attuale. A Rolando Marchetti chiedo, ma la partita ancora si doveva giocare e c'erano tutti quei festeggiamenti la mattina? Sì, è vero. Addirittura noi siamo andati in ritiro a Acqua Sparta perché perdemmo la partita precedente a Brescia e Visciani ci portò subito in ritiro la mattina del lunedì alle 9:30. Era un continuo via vai di tifosi a vedere come stavamo altro. Quando poi la domenica siamo rientrati per giocare era un tripudio di bandiere e di persone che ci incitavano. L'emozione più forte di Rolando Marchetti che ha provato una Ternana, oltre alla promozione, qual è stata? Beh, quella è massima, chiaramente,
ottieni una promozione nel campionato di Serie A, no, è un'occasione unica, forse certo, nella vita di un calciatore, sì, no? Sinceramente l'emozione più grossa stava quando ho segnato a Roma all'Olimpico, che ho avuto un'accoglienza quando siamo ritornati, c'è stato un signore è entrato nel pullman, mi ha così stretto che ho sentito le costole fare crà. È stato bello, bellissimo. C'è un no. Gianluca, volevi intervenire? Glielo dicevo prima a Marchetti, ma insomma lui mi causò all'epoca una contusione al ginocchio, perché io ero un bambino, avevo 10 anni, e siccome in tribuna Tevere a vedere Lazio Ternana quel giorno c'erano tanti ternani, mio zio, siccome non si trovava a posto, mi disse: vabbè, il primo tempo stai qui in braccio a me. E il fatto è che il primo tempo fu abbastanza movimentato, no? Lui segnò quasi subito, e quando segnò mio zio si alzò in piedi di scatto, e io caddi nel gradino di sotto, mi raccolsero altri tifosi, mi presero in braccio, insomma, fu un trionfo. Io qui ho la cronaca del gol di Marchetti, se prego. Permetti, sono 4 righe, certo, ma ci era dal Messaggero, così almeno mi vendico, adesso faccio commuovere. questo è il Messaggero nazionale che commentava la partita. Nella cronaca di un giornalista romano che si chiamava Rossi, dice così: gli umbri sono andati in vantaggio all'undicesimo con un calcio di punizione sulla tre quarti, vediamo se se lo ricorda poi. Sì. Sulla centrata bassa di Marinai è scattato Cardillo, ha toccato Cucchi e raccolto Marchetti. Dal limite dell'area il centravanti ha azzeccato un tiro precisissimo che è andato ad infilarsi a filo del montante sulla destra di Bandoni. Sì, è vero. Non era un tiro troppo forte, ma era preciso, ha sfiorato il palo, insomma quei gol che si annoverano come all'incrocio dei pali, ecco. Ecco, per chi, diciamo, ci sono dei filmati appunto che ha Marco Barcarotti, però magari i più giovani che non hanno avuto la fortuna di vedere Marchetti, di vedere il calcio di Corrado Viciani, vuol dire forse non possono sapere com'era quella Ternana. E questo sicuramente è stato merito di Viciani in tutto l'arco del campionato, ma in quella specifica punizione la provavamo spesso in allenamento, perché Viciani, come ben sapete, si documentava con l'Ajax di Cruyff, Neskens, e noi la provavamo. Quella volta è riuscita alla perfezione e la soddisfazione è stata enorme. Se vi ricordate il clima che c'era a quei tempi, Lazio che aveva perso a Brescia 3-0, sarebbero stati dimissionari Maestrelli, Sbardella, se non mi sbaglio, direttore sportivo. E io fra l'altro segnai un altro gol, che fu annullato per un sospetto fuorigioco, certo. Ma non era così. Mi incavolai talmente che Wilson mi sputò in faccia, persi la testa e Viciani negli spogliatoi mi brontolò, e poi dopo una ventina di minuti mi sostituì perché io, insomma, ero andato fuori, insomma, vedermi sputare in faccia. Poi loro segnarono a 4 minuti dalla fine un rigore inventato, sì, perché sennò la Lazio sarebbe andata in crisi. Che ricordi hai tu, Marco? Allora, io ricordo di quella partita particolarissimo, perché mio padre non quella era... Quella con la Lazio? No, parlo di quella del Novara, della promozione. Okay. Mio padre non era un tifoso, dopo ci è diventato, però non era un tifoso. Quindi io ho cominciato ad andare a vedere le partite col papà di Pongoli, Patrizio, carissimo amico. E nel 70 ho visto la prima partita. Da allora Pongoli, ogni parola contiene la vocale A la ingrandisce. E quindi per me è stata la prima partita di una lunga serie, perché io da quel giorno non ho più smesso. Io in 46 anni adesso avrò perso 10 partite, compreso il militare, il lavoro, 10 partite a dire tanto. La pagina più bella per Gianluca Diamanti di quel campionato qual è stata? Beh, forse è stata sicuramente la partita di ritorno a Roma con la Lazio, ma anche la partita di andata con la Lazio, perché lì fu veramente una sorpresa, no? Perché ancora era la seconda di campionato, sì. La Ternana vinse a Modena la prima, e poi arrivò la Lazio, che era la squadra da battere, era la squadra fatta per tornare in Serie A, sennonché quel giorno la Lazio a Terni perse
1-0. Segno Marinai. Segno Marinai. Però poi si giocò in un clima particolare, perché io poi ho avuto anche l'avventura di diventare un po' simpatizzante razziale, anche se poi insomma alla fine per me c'è solo la Ternana. Però insomma mi raccontarono gli amici razziali che quel giorno c'era contestazione nei confronti della Lazio, no? dei giocatori della Lazio, perché c'era stato una specie di ammutinamento, perché non avevano ricevuto i premi partita dal presidente. E ci fu quell'episodio stranissimo che a Terni comparvero questi 11 bidoni, all'epoca non c'erano i cassonetti per la differenziata, c'erano i bidoni, quelli grigi di latta. Di latta, sì. Cioè, e quindi questi 11 bidoni davanti a Liberati, biancazzurri, con tutti i numeri dei giocatori della Lazio. Io ho sempre pensato, tra l'altro l'ho pure scritto nel libro, che fosse stato uno dei tanti sfottò che ho visto. C'erano questi sfottò piuttosto ingenui, no? Sì, all'epoca sì. Carini, belli, certo. Che non c'era l'insulto, ma c'era uno sfottò campanilismo. E questi bidoni poi in realtà, poi mi spiegarono, i tifosi della Lazio, li portarono i tifosi della Lazio per contestare i loro giocatori. Quindi non erano stati non erano i tifosi della Ternana. Sì. E comunque fatto sta che la Lazio quel giorno sul campo perse, e da lì poi è cominciata la grande cavalcata della Ternana di quell'anno, perché credo, non so, insomma, voi stavate in campo, forse lì avete preso fiducia e consapevolezza della forza, sì, insomma, sì, della si squadra. Si vedeva che ci veniva tutto facile. Senti, a Gianluca lo chiedo, poi magari se Rolando Marchetti può avvalorare questa tesi. Sembrerebbe che il presidente Taddei, proprio all'inizio della stagione, invitò Marinai, Cardillo e Meregalli, credo, ad andare a casa di Viciani per convincerlo a guidare quella Ternana. Sì, sì, è vero. È vero? È vero, sì. Era restio, voleva delle garanzie. Non lo so, forse perché c'era stato dei precedenti, lui era stato a Bergamo, noi a Bergamo facemmo anche un buon pareggio, mi ricordo, poi la battemmo in casa all'Atalanta. E quindi lui probabilmente... Ma comunque era il ritorno. Era quindi, ritorno, insomma, sì, lui aveva fatto molto bene, come poi... Però mi piacerebbe dire una cosa, che noi eravamo preparati eccezionalmente, perché c'era stata la confluenza di Vinicio, grande, certo, preparatore, e Viciani, grande tecnico. Poi lui ampliò il discorso con l'interval training, che allora era una cosa assurda. Io mi ricordo che ci controllava le pulsazioni e arrivavamo oltre 200, e poi ci faceva fermare, quindi eravamo preparati. Quanti allenamenti facevate a settimana? Dunque, noi ci si allenava. Allora, chi non giocava la domenica è lunedì mattina, martedì, due mercoledì, giovedì, venerdì e sabato mattina. Ma è vero che il sabato mattina era solito, cioè farvi fare gli scalini, bravo, contare le pulsazioni, e poi se non corrispondevano ai parametri suoi non si giocava? Sì, è vero, è successo a Mario Russo, riposi in pace, povero Mario, e una partita... contro il Genoa, mi sembra, che vincemmo 1-0 e lui aveva le pulsazioni. Titolare fisso? Sì, Mario, sì, sì, era uno dei centrocampisti di cui non potevamo fare per meno, certo. E aveva le pulsazioni molto alte e Corrado, e la pressione, e Corrado non le fece giocare. Ma che rapporto c'era con Corrado Viciani? Da allenatore e giocatore? Oppure c'era anche un pizzico di confidenza? Sì, sì, c'era, sì, specialmente... Cioè, a vederlo così, no? Sembrava burbero, una persona... No. Scusa a Rolando, ma ho avuto modo di fare un viaggio con lui insieme in macchina, oltre che in aereo da Palermo, che non ve lo racconto, quel viaggio in aereo così avventuroso, da allora ho smesso di prendere l'aereo. Fortuna lui che era lì, lui allenava al Palermo, e in questo viaggio di ritorno da Palermo, giocò Palermo-Ternana, e quindi mi confortava, stavo seduto di fronte a lui. Ma ho avuto modo di viaggiarci poi in macchina, e, andando verso casa sua, e sì, sinceramente mi ha dato un'altra impressione rispetto a quando lo vedevi magari in panchina, un po' burbero, a spassero in giro per Terni, eccetera. No, era sinceramente era comprensivo, era un buon padre, se si può dire, perché nei momenti clou sapeva imporsi, poi però capiva eventuali errori che potevamo commettere. La famosa gabbia che lui voleva con i palloni non più alti da 30 centimetri da terra, se no ci faceva la multa.
però poi insomma, i fatti gli hanno dato ragione, quindi... Li faceva veramente nel Muse? No. È vero che vi veniva a controllare a casa oppure una leggenda la sera? Allora, io ero sposato, non è mai venuto, certo. Però con i giovani sì, mi ricordo, ora non so se lo potrà confermare anche Gerome, me l'hanno detto, loro, lui e Migliorini, erano due galletti e le controllava spesso. Sì. Io ricordo Iacolino che abitava sopra anche, di me. Anche veniva, Iacolino, no, sì, certo. Brutto. Sì, gli scapoli le controllava, a noi sposati no. Si sposavano tutti i giovani. Paolo, che ricordi hai di quella Ternana? Beh, io mi ricordo anche alcune trasferte, allora seguivamo più, adesso che ci va, penso ben pochi seguano la Ternana fuori, no? È stata una bella esperienza, per dire, a Roma con la Lazio andai a vedere la partita. Mi ricordo dei tifosi abbastanza, i laziali, diversi da noi, no? Non ne voglio parlare male, ma insomma era dura. Io ero con mia moglie, insomma, no, abbastanza duri e maleducati, però insomma è così. E quindi sono state belle esperienze. Ti piaceva, ti affascinava quel gioco fatto di passaggi? Beh, sì, io credo che il grande merito sia quello dell'allenatore, che poi quello, il gioco corto, la gabbia, tutti questi elementi, oggi mi pare che li seguano tutti, no? Quindi 50 anni fa è stato veramente un antesignano. No? Una persona seria, molto molto qualificata, che ha portato il gioco anche a questa preparazione atletica molto spinta. Io dico oggi, se vedo le partite, Rivera oggi non avrebbe toccato palla. Certo. O cambiava tipo di gioco, tipo di allenamento, tipo di, no? Di impostazione della partita, perché no? Con tutta questa pressione forte, asfissiante, no? Certo. Così asfissiante sicuramente, che è positivo e negativo, perché insomma, no? Ne perde lo spettacolo probabilmente, no? A ritmi magari erano più bassi. Sì, ma non credo, no? Eravamo abbastanza veloci nei movimenti. E volevo dire una cosa, un apprezzamento ottimo lo abbiamo avuto da Serse Cosmi. Io in una riunione con degli pseudo allenatori dilettanti a Grosseto, una sera c'era lui e parlava, e un signore gli chiese qual era la squadra che negli ultimi anni l'aveva più soddisfatto. E con mia grande sorpresa Serse disse la Ternana di Viciani. C'era un mio amico che disse fatti vedere. No, dico no. Alla fine ci andai e lui, perché lui ebbe parole entusiastiche nei confronti di quella squadra lì. E io lo ringraziai e dico mister, ma si rende conto quello che ha detto? Ora non so se lo posso dire, ma ho detto cavolate. No mister, ha detto bene, però ci ha esaltato perché ci aveva paragonato alla cantera del Barcellona. È verità questa, non è una bugia. E lì Rolando Marchetti si è sentito. È stato un periodo favoloso, perché poi io mi ero fatto male l'annata precedente con Vinicio, alla terz'ultima partita con il Brescia, ne porto ancora gli effetti, e c'ho una protesi nel ginocchio, eccetera, eccetera. Viciani non mi ha voluto cedere, perché io sarei dovuto andare all'Atalanta di Corsini, e non volle, né nelle liste di estive né in quelle invernali. La partita che perdemmo a Novara, in un campo fangoso, alto, un parola allenatore dall'altra parte, sì, Giovanni Meregalli mi disse domani non giochi. E io perché non gioco? Io poi mi sono fatto male, poi ho... insomma, perché c'era questa trattativa in corso. Poi la mattina invece mi disse Giovanni mi disse giochi Rolando, oggi è andata tutta a monte, ma io non sapevo niente, e è andata così. Poi mi sono fatto male a Bari e sono stato fuori nove domeniche, e poi mi ha fatto rientrare le ultime tre partite spezzoni, ma le ho giocate anche io. Insomma è stata una bella esperienza quella di Terni, a livello detto, di carriera anche. Io, ma poi anche io poi sono andato a Novara c'era una squadra favolosa, Zaccarelli, Enzo, Baisi, Vivia, Udovicic, Pinotti, uno squadrone, era. Dal mille e una notte, tutti imitavano la Ternana. Io a parola gli dicevo mister, noi si faceva questo, però non ci siamo riusciti. Siamo arrivati quinti con quella squadra lì.
e soprattutto l'affetto forse della gente è diversa rispetto a quella del... Guardi, non mi tocchi questo tasto, se no mi commuovo, perché a Terni io, se mi avessero detto di tornare e viverci, sarei stato pronto in qualunque momento, perché gli ho detto, ma anche tuttora, quello che ci date, il fatto che io stasera sia qui dopo 45 anni è una cosa meravigliosa, insomma, che solo i ternani possono fare. Bene. Allora, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi facciamo il primo collegamento telefonico. Linea alla regia a Gianluca Lucchetti. Sì, eccoci nuovamente insieme con la nostra Notte Rosso Verde, con naturalmente lo speciale dedicato a quell'anno, al 71-72, alla promozione della Ternana, la prima promozione della Ternana in Serie A. Permetteteci, non l'abbiamo fatta all'inizio e chiediamo scusa magari, però vorremmo ricordare tutti coloro che di quella squadra, che purtroppo non ci sono più, da Mario Russo ad Angelino Rosa, al presidentissimo, a Giorgio Taddei, Ridio Ragni, Madolini, il massaggiatore, Franco Neri, il custode, cioè tutti, purtroppo ce ne sono tanti e qualcuno ci sfuggerà. E chiediamo scusa se insomma Pistecchi, e Varo Conti, no? Varo Conti e poi parecchi dirigenti, e tutti i dirigenti che vedete stanno scorrendo l'organigramma di quella ternana, fatta di ternani, tutti imprenditori ternani, erano tantissimi, e li vedrete, li leggete appunto sul serpentone che sta scorrendo sul basso del teleschermo. Allora, dovremmo avere il portiere della Ternana di allora, secondo portiere forse, si alternava con Migliorini, ovvero Gianfranco Geromel, che io ringrazio per essere con noi. Buonasera Geromel. Buonasera a voi e Forza Fere. L'immancabile Forza Fere, quante volte avrà sentito Gianfranco Geromel questo? Tantissimo, tantissime volte. Al di là della promozione, il ricordo più bello che ha Geromel di Terni, dei Ternani e del Liberati di quella stagione? Degli amici che ho lasciato fuori dal campo. Tanti. Oltre ai compagni di squadra, la gente che ho conosciuto, di cui sono diventato amico, erano altri tempi, siamo sinceri. Però mi è rimasto nel cuore Terni, io ci ho fatto 4 anni e sono veramente rimasto felicissimo. Io tutte le volte che posso tornarci ci torno molto volentieri. E io ho avuto anche il piacere di intervistarti, di intervistarti recentemente. No, certamente. Ricordi. Senti, anche una cosa. Se sono un po' in là con gli anni, però non, no, non aver paura. Senti, una cosa, ma in 4 anni forse ti supero abbondantemente. Senti, ma era più forte Migliorini o Geromel? No, erano due portieri diversi. Migliorini era più... a me mi chiamavano, almeno i compagni, Camomilla, nel senso che non ero molto appariscente, mentre forse Migliorini era un po' più appariscente. Più spettacolare? Sì, esatto. Io ero più semplice. E soprattutto a me piaceva guidare la difesa, nel senso che io iniziavo la partita e cominciavo a chiamare sia Rosa, sia Benatti, sia Mastropasqua, insomma cercavo sempre di indirizzarli per cercare di essere meno impegnato, perché essendo magari meno bravo di Migliorini avevo paura che arrivassero troppi tiri in porta, no, sto scherzando, comunque... A me piaceva dirigere i compagni davanti a me, ecco. Senti, quella è stata una stagione un po' sfortunata per i portieri, no? Migliorini, infortunato. Certamente, Migliorini che ha preso l'epatite virale. E io che mi sono rotto contro il Genoa un menisco e mezzo e mi sono stirati i legamenti. Quello che poi mi è costato un po' la carriera. Che dopo ho giocato altri 2 o 3 anni, non di più, ecco. Senti, e quindi avete dato questi due infortuni, hanno dato l'opportunità a De Luca di certo, subentrare nel voi.
Infatti De Luca, quando ci siamo incontrati, ha detto: io mi devo scusare, ma non è che ho gufato contro di voi, però è la storia dei calciatori, possono succedere anche queste cose. Allora, noi stiamo vedendo intanto delle immagini dei festeggiamenti di Eraldo, girate da Eraldo Inks, che ringraziamo, come ringraziamo Sandro Onofri. Fra un po' vedremo la seconda clip di Sandro Onofri. Qui abbiamo Rolando Marchetti. Che vuoi dire a Rolando? Innanzitutto si è preso il gettone di presenza. Passa domani. Perché se domani ha preso il gettone di presenza lo deve dividere. Ascolta Gianfranco, io abito... No, lo saluto. Ciao, io abito molto vicino e lo sai anche io come la penso, sono venuto molto volentieri. Bravo. Infatti i chilometri miei sono un po' più dei tuoi, per arrivare a Terni. Gianfranco, scusami. No, volevo salutarlo, tanto noi ci si sente spesso Gianfranco. Sì, sei con la moglie o da solo? No, so con la moglie, non mi lascia. Oh, senti, è una marcatrice stretta, volta. Sì, è come Polente. Sì. Saluta Clara, anche da parte mia. E te Aurelia, Gianfranco, grazie, ci si sente. D'accordo, dai. Grazie Orlando. Cioè, uniti in campo, che era una delle, mi sembra, delle peculiarità della squadra di Viciani, ma uniti anche fuori, un'amicizia che dura... Da 45 anni, è verissimo. Noi a volte stento a credere che dopo 45 anni, eppure con Gianfranco, con Benatti, con Pandri, con Marinai, qualcheduno si è perso, ma con loro siamo sempre insieme. Con Mario Russo, l'anno scorso con Gianfranco siamo stati ospiti da Mario e come ci ha accolto, sembravamo non lo so, proprio. Poi mi ha telefonato lui e mi ha dato la brutta notizia. E sono rimasto molto male. Gianfranco, la parata più bella è, tra virgolette, la cappella invece che ti è capitato di fare in quella stagione? Stiamo parlando dell'anno della promozione o dell'anno di Serie A? Dai, parliamo dell'anno della promozione noi questa sera. L'anno della promozione penso il rigore parato a Festa, a Cesena. Che era un campo abbastanza difficile, che poi subito dopo il ribaltamento di fronte noi vincevamo 1-0, abbiamo fatto subito 2-0 e abbiamo portato a casa la vittoria. Te lo ricordi che ha segnato? Poi ce ne sono anche altre, magari. Chi ha segnato? Dice Rolando, ti ricordi chi ha segnato? Forse Rolando, forse. No, non sono sicuro, ma mi sembra... Ci ha indovinato, è vero. È vero. Sì, Fece io, dopo la parata tua sul rigore. E poi No, poi ce ne sono state altre, non so, tipo a Foggia, che Foggia era una squadra indicata per salire subito, e invece noi siamo andati... noi eravamo una squadra, nel vero senso della parola, che eravamo tutti e tutti si davano da fare un per l'altro. E mi ricordo adesso, non mi ricordo chi tirò un diagonale angolatissimo che riuscì a deviare in calcio d'angolo, e anche lì portiamo a casa i tre punti, i due punti, perché all'epoca c'erano i due punti. L'incidente invece più molto importante. Diciamo l'incidente invece più brutto, che quella parata che non sei stato capace di fare, qual è stata? Contro il Perugia. Ai. Adesso non mi ricordo se dal fondo Urban, mi sembra, che abbia crossato. C'era terreno pesante, adesso mi ricordo questo. E io dentro di me avevo pensato, col terreno pesante non riuscirà a fare un cross lungo, e perciò avevo lasciato scoperto il secondo palo. Il pallone mi scavalcò e dietro c'era un mezzo centravanti di nome Traini, e me l'ha butto dentro. Poi giustamente, visto che aveva fatto gol a noi l'abbiamo preso l'anno dopo. Esatto. Senti Gianfranco, sto scherzando, anche con Traini sto scherzando. Ma sicuramente, certo, si era capito. Senti, noi purtroppo ci dobbiamo lasciare perché abbiamo tanti altri tuoi compagni di squadra di allora. Va bene, d'accordo.
d'accordo. Abbiamo l'appuntamento con Mastro Pasqua, sì, e Mastro Pasqua, ecco. Pandrin e Marinai, quindi con il capitano. Me li salutate tutti e due. Grazie, veramente. E auguro alla Ternana di poter riempire ancora lo stadio Liberati, almeno per giocarsi i play-off, e portare lo stadio almeno 7, 8, 10 mila persone. Ecco, avete capito? I nostri voliti sono rientrati questa sera dal ritiro. Gli auguri, gli auspici di Gianfranco Gerome. Grazie Gianfranco, buona serata. Prego. Grazie, un abbraccio. Arrivederci, ciao. Auguri, forza ferre ancora. Grazie, simpaticissimo Gianfranco Geromel, che ha avuto anche il piacere di intervistarlo ultimamente al Liberati, era venuto a vedere una partita ternana nello scorso campionato. Noi ci fermiamo perché andiamo a vedere la seconda clip del video di Sandro Onofri e poi chiacchierata e naturalmente un altro ospite. Linea a Gianluca Lucchetti. Il concetto di squadra, quando viene realizzato attraverso la più calcistica e fedele applicazione, è più importante dei nomi o di una campagna acquisti inutilmente dispendiosa. Le componenti del suo successo non sono né potrebbero esserlo soltanto tecniche. I meriti preminenti ed esemplari di Viciani sono stati sostenuti da una conduzione societaria e da una partecipazione popolare ugualmente determinanti. Voglio dire che la squadra ha dato molto, ma ha anche ricevuto molto dall'ambiente in cui ha vissuto e si è esaltata. L'entusiasmo, per così dire esterno ed interno, continua ad essere anche a dispetto di chi crede in alchimie più moderne. La forza motrice del calcio, così come la serietà, in campo e fuori campo, ne è il carburante. La Ternana se ne è giovata, dimostrando a quali risultati possono pervenire una squadra, una società ed un pubblico di provincia quanto questi due fattori coincidono. E coincidono sino a rendere sbalorditiva anche per un esperto della B quella che pure è una normale, puntuale promozione dopo un torneo giocato con sicurezza, continuità ed eleganza. Il caro amico e collega Tarciso Del Riccio è riuscito con la stessa puntualità a raccontare la storia di questa squadra che è partita per vincere senza saperlo. Nella cronologica successione delle gare e dei risultati sono scanditi i giorni di un'impresa sportiva che è bella anche nella misura in cui sembrava impossibile. E fa sempre un certo effetto ritrovare raccolte nella sintesi di un libro le emozioni e talvolta anche le pene di una stagione che è comunque indimenticabile anche se non si vive di solo calcio. Thank you.
sotto le lenzuola, nonna volevo svegliare, ma la baciù che vicino lei. Omaggio alla Ternana, osanna all'Umbria nel momento del trionfo. L'idea di condensare nel volume il meraviglioso cammino della squadra rossoverde mi è venuta quando ho pensato alla grandiosità dell'impresa, raggiunta da una squadra stupenda per disciplina tattica, per mentalità agonistica. Ho pensato che una testimonianza di quanto aveva fatto e tutti i protagonisti non doveva essere lasciata. Sembrava che lei mi leggesse la verità e con la mano accarezzandomi le labbra. I giocatori sono gli artefici dell'ingresso in Serie A della Ternana. Viciani è stato il maestro che ha guidato con mano sicura la sua scolaresca verso la promozione. Il presidente Taddei ha vissuto giornate difficili, ma anche di favola, insieme a tutti i membri del Consiglio, mentre l'evento si stava maturando. Gli sportivi, meravigliosi nel loro spontaneo e civile entusiasmo, sono stati sempre presenti. Dove giocava la Ternana c'erano i bandieroni rossoverdi, tanti, a migliaia. Poche volte la squadra, infatti, ha avuto la sensazione di giocare in trasferta. È stato tutto bello, veramente troppo bello per essere vero, ma è vero. La Ternana ha raggiunto la Serie A, l'Umbria è finalmente nella massima divisione, per la prima volta con pieno merito. Che ci possa rimanere il più a lungo possibile, dico sempre con tutto il cuore. Soltanto lei, ma perché mai l'avrò tradita? Giugno 1972. La Ternana è alla sua 38esima partita, dove trova di fronte il Novara. Due ore prima dell'inizio della partita, il Liberati è pieno zeppo. Fuori la gente fa pressione per entrare, ma nessuno può filtrare. È tutto esaurito. La città è con la squadra e la squadra deve ottenere un punto per andare in Serie A. Io non parla e come Giuda la faccia io non giocai quella notte a poche. È uno spettacolo, un colpo d'occhio stupendo. Migliaia di bandiere, il palio di Siena diventa uno scherzo. Viciani per quest'ultima gara ha dovuto arrangiarsi ancora una volta. Mancano i soliti. Non è stato possibile recuperare Cucchi. La Ternana va in campo con la formazione di emergenza, ma che ormai sa fare anche i risultati. Lei non saprà mai, io
A Ternana deve riscattare l'ultima battuta a vuoto di Brescia. È stata una scivolata, un infortunio. Il Novara, nonostante la buona volontà e i propositi di Battaglieri, pagherà questo sentimento di rivalsa dei rossoverdi. La Ternana vuole subito il risultato per non fare soffrire chi ha atteso tutta la stagione questa giornata, che sembra lunga un secolo. Vai pure vai, io rimango qui, gli amici tuoi sono tutti là, sveglia sarò quando verrà. È il 14° minuto quando Valle mette in rete il pallone della tranquillità, della sicurezza, dell'ingresso trionfale nella massima categoria. Poi seguono gli altri, il gol di Cardillo al 26°, quello di Marinai che si chiude all'inizio della ripresa. Il capitano ha messo il sigillo con un pallone da antologia ad un campionato da favola. Passa inosservato perfino il rigore di Giacomuzzi che accorcia le distanze. La folla ha da pensare ad altre cose adesso, è il trionfo della Ternana. E questa era la seconda parte appunto del video di Sandro Onofri. Certo, tu che te ne intendi di queste cose, un lavoro incredibile, eh? Ma io Ivano, guarda, audio video, non ti nascondo che questo è il 42° filmato che trovo di quel giorno, però io ogni volta che ne trovo uno, quando me lo vedo la prima volta da solo a casa, non ti nascondo che una lacrimuccia me la faccio sempre. Perché vedere la città in quel modo, vedere, ma non solo la festa dei tifosi, veramente lì, cioè, si capisce che era la città che festeggiava, non era solo la tifoseria, perché si vede gente, bambini, anziani, donne che magari allo stadio non c'erano mai andate, però festeggiavano. E non possiamo dimenticare quei giorni. Gran lavoro però, sottolineiamo, sì, il lavoro di Sandro Onofri, ringraziamo veramente per averci consentito di mandare in onda appunto questo filmato. Paolo, che città era quella degli anni 70? Facciamo dal 65 al 75, che città era? Era una città che dopo la guerra ancora si stava ricostruendo. C'era il piano regolatore di Ridolfi, un grande architetto, che ha indubbiamente inciso, in particolare sull'architettura più che sull'urbanistica della città. Questo è fuori di dubbio. È una città che non aveva la cultura del restauro, purtroppo. Io mi ricordo, mi sono laureato nel 69, forse i primi interventi di restauro a Terni sono stati fatti dal nostro studio. E ancora alcuni ne mancano, no? Palazzo Spada, decorticato, tanti problemi. E quindi, no, è una città che vediamo, no, dove c'è il traffico da tutte le parti, ci sono questi nuovi quartieri, per esempio questa zona qui è tutta la zona dove la guerra ha fatto i danni maggiori, questa è tutta la zona del Largo Villa Glori, nel quale il piano di ricostruzione da un lato ha creato una città completamente diversa, un po' avulsa dal centro storico, avulsa dai materiali tradizionali. Questo però, il recupero dei materiali tradizionali lo si deve a Ridolfi, il recupero della pietra sponga, no? Degli edifici molto interessanti che ha fatto questo architetto. Certo, poi la cultura era quella di allora, si sono fatti degli sventramenti, perché non solo la guerra, poi con te l'abbiamo fatta altre volte, quello che abbiamo perso in questa città tutti credono che sia
al 100% la guerra, io dico il 40% la guerra, il 60% i piani di ricostruzione, perché non c'era questa cultura del recupero. No? Molti edifici si sono demoliti dopo, io dico per due o tre motivi. Uno, c'erano i danni della guerra e quindi davano dei contributi importanti per chi faceva questi tipi di interventi. Secondo, si facevano delle cubature maggiori, però abbiamo perso delle cose anche abbastanza significative di memoria. No, quindi vediamo una città in quel momento abbastanza confusa, Corso Tacito pieno di macchine, Piazza Tacito pieno di macchine, purtroppo ancora oggi. Se noi circoliamo in altre città, Lucca, no, città toscane, uno non vede un'automobile nel centro storico. Qui abbiamo oggi le zone pedonali, fra poco non come allora, ma con tutti questi problemi. Però c'era una grande zona di espansione. Per esempio, guardate il rapporto fra la chiesa di Sant'Antonio e questa torre. Sì. Guardate le trasformazioni di Piazza Tacito. No? Ecco, questo sempre stiamo nella zona di Largo Villa Gloria, dove effettivamente qui la guerra aveva fatto grandissimi danni e quindi è giusto che si sia ricostruito in qualche modo. Si pensava che il traffico fosse necessario, le automobili fossero necessarie e in effetti Terni, il centro storico, dalle mura alle mura, da Piazza Tacito a Porta Romana, è una stupidaggine andarci a piedi, quindi lo potevamo anche forse più conservare, però ancora... Si parla facilmente e poi si opera semmai con più difficoltà. Bene, ritorniamo un attimo a parlare prima del collegamento, il prossimo collegamento lo facciamo con il capitano, lo facciamo con Romano Marinai. Perché siamo venuti a sapere, poi magari fra un intervento e l'altro, fra una clip e l'altro si parla anche, ma c'era parecchia superstizione? Prima della partita? Sì, sì, c'era, perché si ripeteva, non tutti, ma insomma si ripeteva le stesse cose, lo stesso sistema di allenamento, e poi la particolarità era quella della distribuzione dei premi partita, dove era obbligatorio tutti i martedì andare in sede a ritirare i premi. Io sono stato per 9 settimane infortunato, operato al ginocchio, e avevo incaricato Benatti di fare l'opera mia, insomma, perché se no il dottor Ragni non transigeva e avrebbe rimandato i premi alla settimana dopo. La Ternana a quei tempi era eccezionale in tutto e per tutto, perché insomma, trovare una società che tutte le settimane... Anche da quel punto di vista? Anche da quel punto di vista lì, sì. E forse era quella che ha dato tranquillità e serenità a tutti. Il vostro rapporto col presidente e con i dirigenti? Ottimo, perché il presidente ci sta sempre vicino, non è mai mancato una partita se non in situazioni particolari, e poi ci hanno dato delle grosse soddisfazioni. Andavamo spesso a casa dell'ingegner Creonti, pensavano al Natale, ai bambini, ai compleanni. Non ho seguito molto. Era una gestione familiare, insomma. Gestione familiare. Io le posso dire che io sono andato via prima, ossia ho partecipato ai festeggiamenti, però sono dovuto andare via perché c'era mia moglie in stato interessante, doveva partorire. Il giorno che mi è nata la seconda bambina, o il secondo figliolo, mi è arrivato i fiori e i telegrammi da parte della Ternana. Vedo che hai qualche pagina. Prego. Scusi, quando io poi sono andato al Novara, in Serie B con la squadra che gli ho detto, il presidente Tarantola mi chiedeva come era gestita la Ternana. Quindi era diventato un modello, insomma. Lena, il segretario, anche preciso, sì, era diventato un modello che tutti volevano imitare. Delle provinciali, quelle squadre magari che avevano già meno potenzialità, vedevano nella Ternana il modello da seguire nella gestione. Ma se ricordi bene che il confronto bisogna farlo proprio con la Lazio. La Lazio nell'arco solare dei 10 mesi ha vinto lo scudetto poi. Dicevo, ti sei segnato qualche foglio, qualche segnalibro? Dici? In realtà volevo solo aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva poc'anzi l'architetto Leonelli, sicuramente un'analisi giusta su quello che era Terni in quegli anni.
Quello che mi è sembrato sia nei ricordi di ragazzino, di bambino, ma anche ricostruendo un po' la situazione in quegli anni, c'era anche un altro elemento. Forse quella Terni dei primi anni 70 era una città che aveva la consapevolezza che si stava trasformando. Dopo gli anni della ricostruzione si cercava di fare qualcosa in più, anche a livello di edifici. Insomma, per la prima volta non si pensava soltanto alle case della periferia, degli operai, eccetera. La città, per certi versi, nonostante insomma, come luogo comune, insomma, era sempre la città operaia, la squadra operaia della città operaia, in realtà la città stava un po' evolvendo verso una città più borghese, c'erano più impiegati, c'era una classe media che si stava un po' allargando, no? Tra l'altro c'è un dato interessante che poi è riportato anche nei libri di Portelli, che per la prima volta proprio nel 71 gli iscritti al PC sono più dipendenti pubblici che operai. Interessante come dato. E forse insomma, in questo sogno della promozione in Serie A c'è anche il sogno di una città che vuole diventare qualcos'altro, che prova a diventare qualcos'altro. Perché insomma, Terni, qualche piccolo complesso di inferiorità, nonostante tutto, ce l'ha avuto, o forse era un momento di passaggio. C'era l'aristocrazia operaia, veniva un po' meno in quegli anni, no? Quella che veniva definita come l'aristocrazia operaia, e c'era questa fase di cambiamento. Poi purtroppo la Ternana è retrocessa, e forse anche la città nella fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 sono state le crisi dell'acciaieria, ci danno sempre tra l'altro nel 72 chiuse Papigno e chiuse Centurini, quindi non era poi un'annata così l'unica felice. Che andava bene era l'Alcantara, già allora esatto. Andava bene e quindi insomma poi dopo purtroppo gli anni 80 sono stati brutti anche per la Ternana, ma come dice Portelli calò l'acciaio e purtroppo aumentò l'eroina, perché questi sono stati anni brutti per Terni, ma non solo per Terni. Senti, abbiamo Romano Marinai, poi magari se c'hai qualche cosa da segnalare o da leggere, fai pure con tranquillità. C'è il capitano? Romano, buona serata. Buona serata a voi. Grazie per essere con noi, c'è Rolando Marchetti. Io ero qui davanti al computer, ma purtroppo mi si è bloccato. Ai ai ai. Nel momento opportuno mi si è bloccato. Ai ai ai. Perché non cerchiamo di dargli un'altra volta la via. Via. No, proviamo. Proviamo a sentire quello che ci racconta Romano. Noi stiamo vedendo. Intanto un saluto carissimo a tutti, un abbraccio a Rolando. Altrettanto Romano, grande capitano. Allora, ciao. Questi Ternani che sono rimasti, questi tifosi Ternani che sono rimasti nel cuore un po' di tutti voi rosso-verdi di quella stagione, di quegli anni, perché poi è stata una serie, no, sono stati degli anni in cui c'è stato questo attaccamento, tuttora c'è, ma particolare intensità c'era questo... questo diciamo, attaccamento alla maglia da parte dei giocatori, ma da parte anche della tifoseria. Come li ricordiamo? Ma io li ricordo sempre con grande affetto, con grande stima, anche perché io dopo 8 anni vissuto a Terni sono cresciuto dalla Ternana, e per me io con il cuore sono ternano, perciò a me non mi si dice niente, io sono uno dei vostri, basta, tutto lì. Cioè, questi toscani, tutti attaccati insomma alla terra umbra, vabbè che c'è vicinanza, c'è confine. Perché facciamo confine, passiamo al chiaro e veniamo di là. La giornata più bella di Marinai, al di là di quella che ha celebrato la vittoria con il Novara, che ha celebrato la vittoria del campionato. Ma io di giornate bellissime non ho visto di tante. Una in particolare che poi diciamo... Non è stata bellissima perché è stata una tragedia. Ricordo sempre che in quel campionato lì, durante la settimana morì mio papà e io rimasi qui dopo la partita con Livorno, rimasi a casa per il trasporto e niente, il mercoledì o giovedì, non mi ricordo, venne a Terni per giocare la partita contro il Bari. E avrei desiderato, cioè desideravo tanto di fare un gol per dedicarlo a mio papà, che era il mio primo tifoso. Ebbene, sembra strano, in quella partita contro il Bari
segnai tre gol e tre gol mi furono annullati per fuorigioco passivo di un altro mio compagno. E questo mi è rimasto un po' dentro l'anima. Ecco, diciamo, comunque poi il campionato è finito come tutti sappiamo. Certo. Ma Marinari addirittura segnai l'ultimo gol io con Novara, a chiusura di un campionato strepitoso. Ma un centrocampista come Marinari, che correva, lottava, si sacrificava, eccetera, e realizza 8 gol nel campionato 71-72, ma significa che era bravo Marinari, che cercava, aveva i giusti tempi di inserimento, era la squadra che lo supportava, erano gli equilibri di squadra che contavano. Qual era il segreto per cui Marinari magari poteva lasciare quella che era la fase di interdizione e lanciarsi in avanti? No, io ero un giocatore che correvo molto. Cioè, a me piaceva toccare tanti palloni durante la partita, ero sempre nel vivo del gioco e mi piaceva anche poi andare a concludere. È chiaro che quando andavo a concludere poi non è che rimanevo in alto, tornavo indietro di corsa, però mi ricordo che a quei tempi c'era Valle che aveva meno corsa di me e magari rimaneva un attimino in copertura a centrocampo. Per chiudere la nostra telefonata, perché ci attendono altri interventi, volevo dire che tutto ciò era facilitato anche dal gioco che facevamo, perché noi il pallone lungo non lo buttavamo mai, avevamo sempre la squadra corta, perciò io anche come centrocampista che partivo da dietro a forza di triangoli il coso potevo andare in porta. È chiaro, se c'era un gioco lungo con una squadra lunga, magari io lasciavo il pallone e non potevo essere poi in zona rock, capito? Certo. Era un po' tutto un insieme di gioco, diciamo che si andava avanti un po' tutti insieme e si indietreggiava tutti insieme a forza di passaggi. 40 metri, dice Rolando. Sì. Chiedevo questo. Noi stiamo vedendo le immagini dei festeggiamenti già prima della partita, no? Immagino, voi che eravate in ritiro ad Acqua Sparta, mi sembra, durante il viaggio, quando siete entrati a Terni, le sensazioni di Marinari? Beh, ma io penso che, no, non le mie, ma noi quando, cioè, a mano che ci avvicinavamo a Terni, era tutta una bandiera, non c'era balcone, una finestra, che non c'era una bandiera rosso-verde. E poi si arrivò in Terni, ma era una cosa pazzesca, ci guardava negli occhi tutti zitti, ma dentro di noi quella domenica lì poteva esserci anche in Barcellona, ma si vinceva, non c'era problemi, a parte che noi eravamo una squadra talmente forte e consapevoli della nostra forza, che dove andavamo, dove dominavamo, eravamo sicuri di fare risultato. Infatti mi sembra che il campionato lì perdiamo poche partite. Ma una partita un po' più brutta che facemmo qua a Bari, che perdiamo 3-0, poi dopo, cioè, noi dove andavamo si vinceva. È vero che Viciani era in grado di infondere in voi un grande senso di autostima? Penso che... cioè, l'autostima poi nel gioco del calcio viene di conseguenza. Quando te vai in campo, domini una partita, vedi che rischi poco, magari crei 70 occasioni da gol e le squadre li metti sotto e poi dopo automaticamente quando vai in campo ti senti sicuro di te stesso e fai certe cose che magari a quel tempo le altre squadre non facevano, ma in essere chiari, noi eravamo avanti di 50 anni, se io vi racconto cosa si faceva noi durante la settimana, cosa si mangiava, cioè noi nel 68, perché già in Serie C, quando le altre squadre mangiavano il risotto in bianco e la bistecca, noi mangiavamo gli spaghetti, parmigiano, costata, una fettina di prosciutto e costata di marmellata, cosa che si mangia ora. Cioè, le altre squadre si prendevano in giro, sto scrivendo l'idea. Cioè, questo è un frammento, certo. Senza parlare poi della preparazione atletica, insomma, tutte queste cose qui. Magari approfondiamo in un'altra situazione. Sì, un'ultima cosa. Da parlare 20 anni. È un'ultima cosa, Romano. Cioè, infatti eravamo l'unica scuola in Italia che noi il sabato facevamo allenamento. Noi o a Terni o dove andavamo facevamo allenamento. Mi ricordo un paio di volte l'abbiamo fatta anche in albergo perché non c'era il campo. Innovazione. Le altre squadre il sabato riposavano. Ternana era innovazione. Diceva,
il calcio arriverà a avere 7-8 sostituzioni durante la partita, perché deve essere gioco veloce, la gente deve avere lo spettacolo, ci alleneremo anche la domenica mattina, sono tutte cose che si sono avverate. È stato veramente un innovatore. Senti, ci diamo del tu naturalmente, perché non è la prima volta che ci sentiamo, ma è vero che, è vero perché ci sono delle foto, che hai sciolto un fioretto praticamente con la promozione in Serie A, tu e la tua bicicletta, un po' come Nicola. Arrivo da Cascia. Come? Sono andato in bicicletta da corsa a Cascia. E com'è stato? Più duro quella giornata o una partita di campionato? Effettivamente sì, perché quando sono andato indietro mi sentivo un po' il sedere, con i sellini sportivi. C'è una foto che gira con tanto di berrettino, Pierangeli mi sembra, sponsorizzata per altre cose. Era. Berrettino bianco, sì, con la maglia rosso-verde. Esatto. C'è filmato. E come sta, ecco, Mario Russo, il compianto Mario Russo? Ma io mi ricordo, ho sentito prima il collegamento. Mi ricordo quando siamo andati a Castel Fiorentino, io Chiardillo e Meregali a portare i vicini a terra. Sì. Mi ricordo come fosse ora, che lui non voleva venire. Dissi, Mite, torni là, che siamo una buona squadra. Torni là. E poi si convinse. È andata come è andata. Grazie, grazie capitano. Grazie a voi. Sempre un abbraccio. Speriamo in bene, perché tutte le domeniche seguo su Sky la partita. Soffriamo troppo, Chi lo dice? Prendiamo troppi gol. Un pizzico di equilibrio in più non guasterebbe, No, non si può prendere i gol chiaro con la Provinciale, ultimare classifiche, troppi. Diamo una regolatina. Va bene. Soffriamo meno. Grazie. Un abbraccio a tutti, forza Fere. Grazie. Ciao Ando, ciao. Malda, ciao. È incredibile. Anche te, ciao. È incredibile a distanza di tanti Fere, anni, voglio dire, ancora succedono queste, no? C'è questo attaccamento, questo spirito di... Siamo stati bene. Come si fa a dimenticarle? Io mi ricordo il povero Melone. Cioè. Io c'era una bestia nera che era il terzino del Catania, e io, anche se andavo via con le partite, eppure mi suonava la carica. C'è anche una fotografia di Melone, appunto, mentre suona la carica, l'indimenticabile Melone. E a questo punto, allora, andiamo avanti, dovremmo avere un filmato di un paio di minuti, delle fotografie, poi magari diciamo anche gli autori di queste fotografie. Non so se nel frattempo Gianluca ha qualcosa da dirci, mentre ti vuole far leggere per forza. Amico. No, io volentieri, sempre a proposito del fatto che il gioco di Viciani era davvero speciale, volevo leggere sempre qualche riga, non mia, ma dei giornalisti dell'epoca, dei giornalisti nazionali, insomma, che seguivano la Ternana, e che dicevano, questo è sempre dopo la partita a Roma con la Lazio, sempre il messaggero diceva: il gioco della Ternana dava la sensazione di fluire con la semplice naturalezza di una forza della natura, come il salto d'acqua della cascata delle Marmore, e la squadra dei Viciani ha finito per incantare tutti. È il gioco corto, tutti attaccanti e tutti difensori, basato sul modo perpetuo di interminabili triangoli e rapidissimi passaggi di prima, un modulo che ha questa particolarità, prima di Appisola, poi ti stupisce, alla fine ti strappa l'applauso. Che mi sembra una bella definizione. Bella veramente. Barcellona. Era vero, lui 40 metri, noi si giocava in 40 metri, e lui brontolava se ci si allungava. Senti, ma ti chiedo, dalla panchina, era uno che vedeva, che ne so, gli spostamenti, cambiava spesso ruolo? No, Viciani era completo. Ora, io non voglio arruffianare arrivato, io dico la verità, qualche contrasto c'è stato fra me, lui, altri giocatori, altro, ma tutte cose risolte poi, proprio perché il suo modo di farci giocare era quello che ci riempiva di soddisfazione, perché lo vedevamo da noi, veniva da noi, insomma, il gioco corto, i passaggini, le triangolazioni che partivano dall'area di rigore fino all'area avversaria, e palloni ne perdevamo pochi, insomma. Sinceramente, sì, forse è veramente un innovatore. Qualcuno, diciamo, vedendo un gioco di quest'anno, qualcuno
Questa partenza dalla... Napoli, soprattutto all'inizio. No, anche qui, no, anche qui a noi, noi certo. Una cosa volevo chiederti, pensi come si sarebbe trovato oggi che i giocatori, allenatori, eccetera, usano i social network? Li avrebbe sopportati oppure no, li avrebbe... No, no. Assolutamente no. No, no, assolutamente no. Noi eravamo dentro lo spogliatoio, poteva succedere qualunque cosa, fuori no. Ok, ci vediamo il filmato? Queste belle fotografie messe insieme con un brano che contraddistingue sicuramente il Ternano. Linea allora alla regia, Gianluca Lucchetti. Se n'è andato e non ritorna più. Fortuna che è arrivato lui con pare Krupp. Insieme alla cordata c'è sta pure Fal. Corriva Iagarini, l'ha comprata già. Ricordo da Bardascio la sirena. Sagliava la Pecasa, ce faceva storza. Partiva con la bicicletta l'operaio. Lo botto dell'umaio lo fa pedalare. Come mai c'è stato il tedesco in viale prima, la bandiera noi l'avevamo già strappata giù da lì, ma che tarda la capoccia, erano amici dell'Uboccia, c'è bombardano con gli americani, sti boia dei villani, la termina. La termitudine, la termitudine. Ho lavorato poi come somari, ricostruendo tutta quanta la città. Un sarto delle marmore poi ci aiutò, e se quando andati avanti fine mentammo. L'acciaio è cosa seria, non ce puoi scherzare, per tutta l'Umbria emo messo a lavorare, anche il Perugino c'ha da ringraziare, se no le zone stava ancora a sforticare. Dimmi come mai questo tedesco in viale prima non c'è. Per certi, ma che però durante l'anno è stata una cavalcata favolosa. Marco Barcarotti, questi segreti continuano, questo scrigno continua sempre ad arricchirsi di nuovi video, di nuove fotografie, di nuovi filmati.
Sì, questa l'ultima è stata una piacevole sorpresa. Io mi sono un po' organizzato adesso, perché il tecnico che voglio ringraziare, Danilo Diamanti, che lui mi digitalizza i filmati quando li trova, gli ho detto: senti, mi fai un piacere, se ti capita di trovarli a te, che magari ti ricordano per il lavoro che fai, mi puoi contattare e dire magari ai proprietari se me lo possono dare per metterlo sul sito che io ho creato insieme a Davide Scarponi. E lui questo fa, l'ultimo me l'ha trovato lui in questo modo, ma non era il primo. Praticamente lui, quando gli capita qualcuno, gli portano questi nastri in Super 8 e me lo dice. Io fra l'altro veramente ci tengo tantissimo, perché dopo 45 anni, ma ne ho alcuni pure degli anni 60 quando la Ternana giocava a Viale Brin, se non lo facciamo adesso si rischia di perderli. E questa per me sarà un'ossessione, ma veramente è una memoria storica, non solo del tifoso, veramente della città. Quando poi dopo vedremo il filmato, questo discorso si capirà benissimo. Gianluca, allora, reduce appunto dalla scrittura di quel libro, che significato può avere una serata come questa? Ma è esattamente quello che ha detto ora Marco, è importantissimo non perdere la memoria di quegli anni, ma non solo per lo sport, non solo per il calcio, ma per tutto quello che ha significato per la città, anche perché quella promozione è stata proprio, come poi notò qualche giornalista nazionale, la promozione non soltanto di una squadra, ma era la cosa più interessante, era quest'unione tra la squadra e la città. Ed era anche un po' il sogno della città che veniva promossa, era la città che cercava la sua Serie A in qualche maniera, poi andò come ricordiamo. Però ecco, il lavoro che sta facendo Marco, il lavoro che stai facendo anche te, è importante, perché sono passati 45 anni, è incredibile. Cioè, io ho avuto la fortuna di viverla da bambino, avevo 9-10 anni, però insomma mi è rimasto tutto impresso. Però insomma, a questo punto bisogna che la maggior parte dei nostri amici, dei ragazzi, cioè nessuno ha vissuto quegli anni consapevolmente, specialmente i giovani tifosi, quindi insomma è bene tramandare. Allora, Paolo Nelli, diciamo, è uno sportivo, no? A parte lo è anche Gianluca Diamanti, però anche Paolo Nonelli, diciamo, fa parte, forse faceva parte di quel gruppo che tutti i sabato a San Francesco si ritrovava. Non solo. Come? Non solo. Sì, non solo quello, certo, sicuramente. Però ecco, per dire che è sicuramente uno sportivo. Tra altre cose, tra le particolarità, se ricordo bene, era uno di quelli che a Terni sosteneva Sciarretta. Sì, è vero? Sì, è così. Un grande attaccante. Un grande attaccante, che però era antecedente praticamente a Rolando Marchetti e via dicendo. Quindi anche Paolo ha vissuto i momenti rossoverdi, non so se questi della promozione in Serie A. Come tifoso, ma per dire, sì. La soddisfazione di giocare allo stadio Viale Brin ce l'ho avuta in Lega Giovanile, eccetera. Poi abbiamo giocato anche insieme, certo, con la Bosica, eccetera. Io sostenevo Sciarretta, perché Sciarretta era molto criticato, perché toccava 3 palloni a partita, però faceva 2 gol. Allora, no, cercava di sostenere il fatto concreto, cioè, chiamiamo questo vizio, no? Una persona intelligente, un avvocato, un laureato, eccetera, che ha dato un grande contributo, perché il gol è un grande contributo, è inutile che lo neghiamo. Quindi io lo sostenevo, perché molti nell'ambito dei 90 minuti lo criticavano, perché magari veramente toccava pochi palloni, però stava sempre al posto giusto quando c'era da fare gol, e quindi insomma. E quella è una dote, direi. Anche in nazionale c'è stato, mi pare, un attaccante che ha fatto, no? Beh, c'era Calloni del Milan, no? Che faceva quelli più difficili. Calloni faceva solo a noi, veramente. Fece 5 in un anno, se non ricordo male, no? Oddio, l'ha scontato tutti lì in quella stagione. Senti Paolo, si parlava della memoria storica, allora quanto è importante anche secondo te, che tu sei un po' attaccato, no? Alla direi per storica. Altri settori, hai, ma anche questi studi su questa storia del passato, in particolare della città, chiaramente delle opere d'arte, per dire, adesso ricollegando la storia dell'arte della nostra città, per esempio dovremmo parlare della fontana di Piazza Tacito, dove è stata festeggiata la promozione in Serie A tuffandosi nella fontana. Ecco, se adesso ci salviamo, non festeggiamo la Serie A,
magari ci salviamo. Dove ci tuffiamo? Io mi domando questo, solo questo magari. Ci dovremmo aspettare la fontana. E dopo parliamo della fontana anche magari, che è un argomento attuale. Certo. No? Perciò non riusciamo a essere promossi, perché non abbiamo la fontana. Eccola, eccola. Eccola qua, la fontana di Piazza Tacito, poi la rivedremo perché quando Paolo ci parlerà un po' del... di come era la città di Terni negli anni 70, facciamo 65-75 perché poi non possiamo ridurla solo a un anno, no? Nel senso la promozione è una stagione agonistica, ma per quanto riguarda l'urbanistica dobbiamo andare credo con un lasso di tempo molto più largo. Sì. Beh. Allora direi che possiamo andare a vedere la prima clip del filmato di Sandro Nofri, che ringrazio e ringraziamo tutti, voglio dire, forse tutti gli sportivi ringraziano, perché veramente è una bella testimonianza di come Terni festeggiò quella avventura terminata con la promozione del campionato di Serie A, la prima squadra in Umbria ad essere promossa nella massima serie. La linea passa quindi a Gianluca Lucchetti. Ammetterlo, ma per l'Umbria calcistica all'orizzonte si profila qualcosa di nuovo. A Terni hanno rinnovato il consiglio, ma è stata una rivoluzione in famiglia, pacifica tra amici. Quella notte giù in città non c'è. Al dottor Giovanni Manini è subentrato il geometra Giorgio Taddei. Piuttosto importante invece appare la novità tecnica. Vinicio, che aveva sperato fino all'ultimo di rimanere alla guida della squadra, viene sostituito da Viciani, che gode la fiducia e l'amicizia del nuovo presidente. Viciani è un ex, ha già portato la Ternana dalla Serie C alla B. Chissà, sono sospiri, speranze, sogni, forse sono illusioni. Il campionato dei cadetti è terribilmente lungo e difficile. Una marcia a tappe forzate, brutale, che brucia le energie e non risparmia nessuno. Pretendenti per tre soli posti in paradiso. La gloria non è per tutte e bisogna sapersela conquistare, guadagnare di giorno in giorno, ora per ora, perché basta un attimo di disattenzione per annullare le fatiche di una stagione e le ispirazioni di tanti anni. C'è chi spera e chi crede, chi ostenta sicurezza e chi si avvolge di modestia per consuetudine scaramantica. Scrivi tutto ciò che sai. Pensiero, pensiero, pensiero.
un sondaggio alla vigilia del campionato fra i 20 tecnici della B sulle possibilità che hanno le squadre di salire nella massima divisione escludono senz'altro la Ternana. La notizia non fa impressione a Terni, però carica qualcuno, anche se in cuor suo accetta volentieri il verdetto. Corrado Viciani, quando lo interrogo per sapere se l'opinione dei suoi colleghi gli sembra fondata, risponde: per quanto riguarda noi sì. La Ternana non ha ambizioni di primato. Il nostro traguardo è un campionato dignitoso, un campionato di centro classifica, senza patemi d'animo. Cerca di spiegarlo a lei, per spiegare. Quella notte giù in città non c'è. E l'opinione degli sportivi di Terni concorda con quella del loro allenatore. Si può partire tranquilli e soprattutto lavorare in pace, pensa Viciani, quando non si è costretti a dover raggiungere un traguardo tanto alto per noi. Ma la Ternana aveva già dimostrato nel precampionato di essere un complesso rispettabile. L'avevo osservata in amichevole con la Roma e non era andata male. In altre occasioni mi aveva dato l'impressione di un complesso che sapeva esprimere qualcosa di nuovo. Durante il periodo della Coppa Italia, chiese a Viciani se avesse dato alla sua formazione un gioco diverso, un qualcosa in più rispetto alle altre. Mi rispose: giochiamo a fisarmonica, e non era una battuta la sua. Guarda il suo sorriso qui, vicino, vicino. Una squadra capace di attaccare con tutti gli uomini e di ripiegare in difesa con tutti gli effettivi, con un movimento sincrono, capace cioè di correre alla disperata per tutta la partita. Era una novità senz'altro assoluta. Un solo interrogativo, una sola perplessità. Avrebbe resistito per tutto il campionato a quel ritmo infernale? Viciani mi assicurò, e allora pensai che veramente da quella squadra poteva nascere la grande sorpresa per un campionato di dimensioni senz'altro mostruose. È il 26 settembre 1971, quando l'avventura comincia. Fa ancora caldo. Sulle tribune la gente è in maniche di camicia. Il romanzo inizia con una partita in trasferta a Modena. Molti sportivi ternani hanno imboccato l'autostrada e allo stato Braglia assistono al primo esaltante capitolo della nostra squadra. Thank you.
premessa di ordine personale anche per saldare sinceramente un debito di lealtà. Sono fra coloro, dice Mario Gismondi, che non hanno creduto nelle possibilità di promozione della Ternana. Come era professionalmente doveroso, ne ho riconosciuto di domenica in domenica i meriti, nei commenti radiofonici alla Serie B, che ho curato sino a poche settimane fa. Ma ero quasi certo che non avrebbe resistito ad un campionato così massacrante. Alla fine, pensavo, si sarebbe senz'altro arresa. Non era antipatia la mia, né deformazione professionale. Era soltanto, dice Mario Gismondi, la rigorosa analisi di obiettivi e difficoltà. Troppi sono stati i giocatori infortunati, poche sono le riserve. Ambizioni già pagate da un campionato superiore alle previsioni, forza degli avversari decisamente più ricchi, in teoria anche per le somme investite nella campagna acquisti. Solo del resto, nel sottovalutare le possibilità della squadra, ero in buona compagnia anche a Terni. Questa premessa comunque non tende, dice Mario Gismondi, a farmi perdonare una previsione sbagliata. È al contrario il modo migliore, anche se forse troppo personale, di onorare la promozione della squadra umbra. Anno c'è una rivoluzione. La Ternana è stata qualcosa di più. Non ha vinto come il Catanzaro della scorsa stagione, che raccolse negli spareggi ciò che gli altri virtualmente avevano perduto, cedendo al logorio di metà campionato e consentendogli di annullare uno svantaggio di 6 punti. La Ternana ha vinto da grande favorita, come se fosse partita con questo programma. Bene, questa era la prima clip, avete visto insomma quale fosse l'atmosfera, prima della partita questo, e quindi avete visto anche, che ne so, insegne di esercizi commerciali che purtroppo non ci sono più, insomma una Terni sicuramente diversa rispetto a quella attuale. A Rolando Marchetti chiedo, ma la partita ancora si doveva giocare e c'erano tutti quei festeggiamenti la mattina? Sì, è vero. Addirittura noi siamo andati in ritiro a Qua Sparta perché perdemmo la partita precedente a Brescia e Visciani ci portò subito in ritiro la mattina del lunedì alle 9:30. Era un continuo via vai di tifosi a vedere come stavamo altro. Quando poi la domenica siamo rientrati per giocare era un tripudio di bandiere e di persone che ci incitavano. L'emozione più forte di Rolando Marchetti che ha provato una Ternana, oltre alla promozione, qual è stata?
Beh, quella è massima, chiaramente ottieni una promozione nel campionato di Serie A, è un'occasione unica, forse certo, nella vita di un calciatore, sì, no? Sinceramente l'emozione più grossa stava quando ho segnato a Roma all'Olimpico, che ho avuto un'accoglienza quando siamo ritornati, c'è stato un signore, è entrato nel pullman, mi ha così stretto che ho sentito le costole fare crà. È stato bello, bellissimo. C'è un Gianluca, volevi intervenire? Glielo dicevo prima a Marchetti, ma insomma lui mi causò all'epoca una contusione al ginocchio, perché io ero un bambino, avevo 10 anni, e siccome in tribuna Tevere a vedere Lazio Ternana quel giorno c'erano tanti ternani, mio zio, siccome non si trovava a posto, mi disse: vabbè, il primo tempo stai qui in braccio a me. E il fatto è che il primo tempo fu abbastanza movimentato, no? Lui segnò quasi subito, e quando segnò mio zio si alzò in piedi di scatto, e io caddi nel gradino di sotto, mi raccolsero altri tifosi, mi presero in braccio, insomma fu un trionfo. Io qui ho la cronaca del gol di Marchetti, se mi permetti, sono 4 righe, certo, ma ci era dal Messaggero, così almeno mi vendico, adesso faccio commuovere. questo è il Messaggero nazionale che commentava la partita. Nella cronaca di un giornalista romano che si chiamava Rossi, dice così: gli umbri sono andati in vantaggio all'undicesimo con un calcio di punizione sulla tre quarti, vediamo se se lo ricorda poi. Sì. Sulla centrata bassa di Marinai è scattato Cardillo, ha toccato Cucchi e raccolto Marchetti. Dal limite dell'area il centravanti ha azzeccato un tiro precisissimo che è andato ad infilarsi a filo del montante sulla destra di Bandoni. Sì, è vero. Non era un tiro troppo forte, ma era preciso, ha sfiorato il palo, insomma quei gol che si annoverano come all'incrocio dei pali, ecco. Ecco, perché diciamo ci sono dei filmati appunto che ha Marco Barcarotti, però magari i più giovani che non hanno avuto la fortuna di vedere Marchetti, di vedere il calcio di Corrado Viciani, voglio dire, forse non possono sapere com'era quella Ternana. E questo sicuramente è stato un merito di Viciani in tutto l'arco del campionato, ma in quella specifica punizione la provavamo spesso in allenamento, perché Viciani, come ben sapete, si documentava con l'Ajax di Cruyff, Neskens, e noi la provavamo. Quella volta è riuscita alla perfezione e la soddisfazione è stata enorme. Se vi ricordate il clima che c'era a quei tempi, il Lazio che aveva perso a Brescia 3-0, sarebbero stati dimissionari Maestrelli, Bardella, se non mi sbaglio, direttore sportivo. E io fra l'altro segnai un altro gol, che fu annullato per un sospetto fuorigioco, certo. Ma non era così. Mi incavolai talmente che Wilson mi sputò in faccia, persi la testa e Viciani negli spogliatoi mi brontolò, e poi dopo una ventina di minuti mi sostituì perché io, insomma, ero andato fuori, insomma, vedermi sputare in faccia. Poi loro segnarono a 4 minuti dalla fine un rigore inventato, sì, perché sennò la Lazio sarebbe andata in crisi. Che ricordi hai tu, Marco? Allora, io ricordo di quella partita particolarissimo, perché mio padre non quella era... Quella con la Lazio? No, parlo di quella del Novara, della promozione. Ah, okay. Mio padre non era un tifoso, dopo ci è diventato, però non era un tifoso. Quindi io ho cominciato ad andare a vedere le partite col papà di Pongoli, Patrizio, carissimo amico. E nel 70 ho visto la prima partita. Da allora Pongoli, ogni parola contiene la vocale A la ingrandisce. Quindi per me è stata la prima partita di una lunga serie, perché io da quel giorno non ho più smesso. Io in 46 anni adesso avrò perso 10 partite, compreso il militare, il lavoro, 10 partite a dire tanto. La pagina più bella per Gianluca Diamanti di quel campionato qual è stata? Beh, forse è stata sicuramente la partita di ritorno a Roma con la Lazio, ma anche la partita di andata con la Lazio, perché lì fu veramente una sorpresa, no? Perché ancora era la seconda di campionato, sì. La Ternana vinse a Modena la prima, e poi arrivò la Lazio che era la squadra da battere, era la squadra fatta per tornare in Serie A, se non che quel giorno la Lazio a Terni perse
1-0. Segno Marinai. Segno Marinai. Però poi si giocò in un clima particolare, perché io poi ho avuto anche l'avventura di diventare un po' simpatizzante razziale, anche se poi insomma alla fine per me c'è solo la Ternana. Però insomma mi raccontarono gli amici razziali che quel giorno c'era contestazione nei confronti della Lazio, no? dei giocatori della Lazio, perché c'era stato una specie di ammutinamento, perché non avevano ricevuto i premi partita dal presidente. E ci fu quell'episodio stranissimo che a Terni comparvero questi 11 bidoni. All'epoca non c'erano i cassonetti per la differenziata, c'erano i bidoni, quelli grigi di latta. Di latta, sì. Cioè, e quindi questi 11 bidoni davanti a Liberati, biancazzurri, con tutti i numeri dei giocatori della Lazio. Io ho sempre pensato, tra l'altro l'ho pure scritto nel libro, che fosse stato uno dei tanti sfottò che ho visto. C'erano questi sfottò piuttosto ingenui, no? Sì, all'epoca, sì. Carini, belli, certo. Che non c'era l'insulto, ma c'era uno sfottò campanilismo. E questi bidoni poi in realtà, poi mi spiegarono, i tifosi della Lazio, li portarono i tifosi della Lazio per contestare i loro giocatori. Quindi non erano stati i tifosi della Ternana. Sì. E comunque fatto sta che la Lazio quel giorno sul campo perse, e da lì poi è cominciata la grande cavalcata della Ternana di quell'anno, perché credo, non so, insomma, voi stavate in campo, forse lì avete preso fiducia e consapevolezza della forza, sì, insomma, sì, della si squadra. Si vedeva che ci veniva tutto facile. Senti, a Gianluca lo chiedo, poi magari se Rolando Marchetti può avvalorare questa tesi. Sembrerebbe che il presidente Taddei, proprio all'inizio della stagione, invitò Marinai, Cardillo e Meregalli, credo, ad andare a casa di Viciani per convincerlo a guidare quella Ternana. Sì, sì, è vero. È vero? È vero, sì. Era restio, voleva delle garanzie. So, forse perché c'era stato dei precedenti, lui era stato a Bergamo, noi a Bergamo facemmo anche un buon pareggio, mi ricordo, poi la battemmo in casa all'Atalanta. E quindi lui probabilmente... Ma comunque era un ritorno. Era un ritorno, insomma... sì, lui aveva fatto molto bene, come poi... Però mi piacerebbe dire una cosa, che noi eravamo preparati eccezionalmente, perché c'era stata la confluenza di Vinicio, grande, certo, preparatore, e Viciani, grande tecnico. Poi lui ampliò il discorso con l'interval training, che allora era una cosa assurda. Io mi ricordo che ci controllava le pulsazioni e arrivavamo oltre 200, e poi ci faceva fermare, quindi eravamo preparati. Quanti allenamenti facevate a settimana? Dunque, noi ci si allenava. Allora, chi non giocava la domenica è lunedì mattina, martedì, due mercoledì, giovedì, venerdì e sabato mattina. Ma è vero che il sabato mattina era solito, cioè farvi fare gli scalini, bravo, contare le pulsazioni, e poi se non corrispondevano ai parametri suoi non si giocava? Sì, è vero, è successo a Mario Russo, riposo in pace, povero Mario, è una partita... contro il Genoa, mi sembra, che vincemmo 1-0 e lui ci aveva le pulsazioni. Titolare fisso? Sì, Mario, sì, sì, era uno dei centrocampisti di cui non potevamo fare per meno, certo. E ci aveva le pulsazioni molto alte e Corrado, e la pressione, e Corrado non le fece giocare. Ma che rapporto c'era con Corrado Viciani? Da allenatore e giocatore? Oppure c'era anche un pizzico di confidenza? Sì, sì, c'era... sì, specialmente... Cioè, a vederlo così, no? Sembrava burbero, una persona... No. Io ho avuto, chiedo scusa a Rolando, ma ho avuto modo di fare un viaggio con lui insieme in macchina, oltre che in aereo da Palermo, che non ve lo racconto, quel viaggio in aereo così avventuroso, da allora ho smesso di prendere l'aereo. Fortuna lui che era lì, lui allenava al Palermo, e in questo viaggio di ritorno da Palermo, giocò Palermo-Ternana, e quindi mi confortava, stavo seduto di fronte a lui. Ma ho avuto modo di viaggiarci poi in macchina, e, andando verso casa sua, e sì, sinceramente mi ha dato un'altra impressione rispetto a quando lo vedevi magari in panchina, un po' burbero, a spassero in giro per Terni, eccetera. No, era sinceramente era comprensivo, era un buon padre, se si può dire, perché nei momenti clou sapeva imporsi, poi però capiva eventuali errori che potevamo commettere. La famosa gabbia
che lui voleva con i palloni non più alti da 30 centimetri da terra, se no ci faceva la multa. Però poi insomma, i fatti gli hanno dato ragione. Quindi... Li faceva veramente le multe? No. È vero che vi veniva a controllare a casa oppure una leggenda? La sera, allora, io ero sposato, non è mai venuto, certo. Però con i giovani sì, mi ricordo, ora non so se lo potrà confermare anche Gerome, me l'hanno detto, loro, lui e Migliorini, erano due galletti e le controllava spesso. Sì. Io ricordo Iacolino che abitava sopra anche, di me. Anche veniva, Iacolino, no, sì, sera. Brutto, sì, gli scapoli li controllava, a noi sposati no. Si sposavano tutti i giovani. Paolo, che ricordi hai di quella Ternana? Beh, io mi ricordo anche alcune trasferte, allora seguivamo più, adesso che ci va, penso ben pochi seguano la Ternana fuori, no? È stata una bella esperienza, per dire, a Roma con la Lazio andai a vedere la partita. Mi ricordo dei tifosi abbastanza, i laziali, diversi da noi, no? Non ne voglio parlare male, ma insomma era dura. Io ero con mia moglie, insomma, no, abbastanza duri e maleducati, però insomma è così. E quindi sono state belle esperienze. Ti piaceva, ti affascinava quel gioco fatto di passaggi? Beh, sì, io credo che il grande merito sia quello dell'allenatore, che poi quello, il gioco corto, la gabbia, tutti questi elementi, oggi mi pare che li seguano tutti, no? Quindi 50 anni fa è stato veramente un antesignano. No? Una persona seria, molto molto qualificata, che ha portato il gioco anche a questa preparazione atletica molto spinta. Io dico oggi, se vedo le partite, Rivera oggi non avrebbe toccato palla. Certo. O cambiava tipo di gioco, tipo di allenamento, tipo di, no? Di impostazione della partita, perché no? Con tutta questa pressione forte, asfissiante, no? Certo. Così asfissiante sicuramente, che è positivo e negativo, perché insomma, no? Ne perde lo spettacolo probabilmente, no? A ritmi magari erano più bassi. Sì, ma non credo, eh. No? Eravamo abbastanza veloci nei movimenti. Volevo dire una cosa, un apprezzamento ottimo lo abbiamo avuto da Serse Cosmi, io in una riunione con degli pseudo allenatori dilettanti a Grosseto, una sera c'era lui e parlava e un signore gli chiese qual era la squadra che negli ultimi anni l'aveva più soddisfatto. E con mia grande sorpresa Serse disse la Ternana di Viciani. C'era un mio amico che disse fatti vedere. No, dico no. Alla fine ci andai e lui, perché lui ebbe parole entusiastiche nei confronti di quella squadra lì. E io lo ringraziai e dico, mister, ma si rende conto quello che ha detto? Ora, non so se lo posso dire, ma ho detto cavolate. No, mister, ha detto bene, però ci ha esaltato perché ci aveva paragonato alla cantera del Barcellona. È verità questa, non è una bugia. E lì Rolando Marchetti si è sentito. È stato un periodo favoloso, perché poi io mi ero fatto male l'annata precedente con Vinicio, alla terz'ultima partita con il Brescia. Ne porto ancora gli effetti, e c'ho una protesi nel ginocchio, eccetera, eccetera. Viciani non mi ha voluto cedere, perché io sarei dovuto andare all'Atalanta di Corsini, e non volle, né nelle liste di estive né in quelle invernali. La partita che perdemmo a Novara, in un campo fangoso, alto, un parola allenatore dall'altra parte, sì, Giovanni Meregalli mi disse domani non giochi. E io, perché non gioco? Io poi mi sono fatto male, poi insomma, perché c'era questa trattativa in corso. Poi la mattina invece mi disse Giovanni mi disse giochi, Rolando, oggi è andato tutto a monte, ma io non sapevo niente. E è andata così. Poi mi sono fatto male a Bari, e sono stato fuori nove domeniche, e poi mi ha fatto rientrare le ultime tre partite, spezzoni, ma l'ho giocate anche io. Insomma, è stata una bella esperienza quella di Terni, a livello detto, di carriera anche. Io, ma poi anche io poi sono andato a Novara. A Novara c'era una squadra favolosa, Zaccarelli, Enzo, Baisi, Vivia, Udovicic, Pinotti, uno squadrone, era. Da mille e una notte, tutti imitavano la Ternana. Io a parola gli dicevo, mister, noi si faceva questo, però non ci siamo riusciti. Siamo arrivati quinti con quella squadra lì.
e soprattutto l'affetto forse della gente è diversa rispetto a quella del... Guardi, non mi tocchi questo tasto, se no mi commuovo, perché a Terni io, se mi avessero detto di tornare e viverci, sarei stato pronto in qualunque momento, perché gli ho detto, ma anche tuttora, quello che ci date, il fatto che io stasera sia qui dopo 45 anni è una cosa meravigliosa, insomma, che solo i ternani possono fare. Bene. Allora, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, poi facciamo il primo collegamento telefonico. Linea alla regia a Gianluca Lucchetti. Torniamo in studio naturalmente, ringrazio tantissimo coloro che ci stanno seguendo e sono tanti anche in streaming e tutti coloro che stanno mandando tanti messaggi. Abbiamo fatto un post ma è stato condiviso in tante pagine e quindi ognuno ha messo il suo commento, però da quello che ho potuto vedere durante la pubblicità sono davvero tutti emozionati per queste immagini e diciamo, speriamo che i giovani possano capire quale possa essere lo spirito con cui hai seguire le fere. Abbiamo Mastro Pasqua? Allora, sentiamoci a sentire uno dei difensori più classici, no? Che ha avuto la Ternana, credo, ma non solo, perché anche nel panorama calcistico italiano Mastro Pasqua ha fatto sicuramente la sua bella figura in quanto a classe, stile e via dicendo. Mastro Pasqua, buona serata, benvenuto a Teleterni. Ah, buonasera a voi, a tutti e a tutta Terni. Allora, noi ci diamo del tu, perché facciamo, certo. semplifichiamo le cose. Qui in studio c'è anche Rolando Marchetti, colui che le difese invece l'ha fatta impazzire. Saluto tanto e lo abbraccio di cuore. Ciao Giorgio, altrettanto, ciao. Grazie. Ciao. Ciao Rolando. Allora, Mastro Pasqua era colui che doveva fermare gli attaccanti avversari e Marchetti invece era quello che li faceva impazzire. Qual è stato in quella stagione 71-72, Mastro Pasqua, l'attaccante più ostico da domare? Ma in Serie A diciamo che non ce n'è uno scarso, insomma, erano tutti bravi, ostici, per tutto, ognuno per le proprie qualità, per cui insomma parliamo dei grandi, Bonissegni, Arriva, Bettega, insomma, per cui sono tantissimi giocatori. E tra l'altro insomma io non ero un marcatore, giocavo da libero e sì, diciamo un po' tutta certo. La squadra doveva cercare di fermare questi attaccanti e anche centrocampisti, ecco. In una dichiarazione, ho letto una dichiarazione in cui Giorgio Mastro Pasqua ha dichiarato: Viciani mi ha svezzato e è quello che mi ha fatto credere nelle mie possibilità. Tant'è che, e quindi ho avuto una grande autostima, mi ha infuso questa grande autostima. E tant'è, dice, che oggi, rivedendo un po' quelle immagini, Mastro Pasqua si stupisce perché i dribbling all'interno dell'area di rigore, cioè, era da pazzi farlo. In che modo ti ha dato questa autostima, ti ha svezzato? Ma nel modo più semplice, mi ha tirato fuori il meglio di me, limitando tutti i miei difetti, limitandolo grazie a un gioco, a dei compagni di squadra meravigliosi, tra l'altro, che riuscivano a colmare un po' le mie lacune. Io non sono stato un difensore di quei marcatori, così, diciamo che ero un difensore che oggi sarebbe stato bene a giocare a zona, così, però... ero abbastanza intelligente, riuscivo a stare bene in campo, ecco. Viciani, diciamo che io, almeno parlo per me, a quei tempi là sentivo che tutte le responsabilità se le era addossate tutte lui, praticamente tutto quello che succedeva, anche bene e male, per cui era un po' uno scaricare a noi tante responsabilità e mi veniva di fare le cose con naturalezza, alle volte anche rischiose, dribbling in aria o tunnel del genere, che oggi guai se dovesse fare un mio giocatore una cosa del genere, però insomma ero talmente liberato, mi ha dato tantissima autostima dove potevo esprimermi al meglio, ecco, lo ringrazierò sempre Viciani. Senti, c'è un collega in studio, Gianluca Diamanti, che insomma vorrebbe chiederti qualcosa. Buonasera Mastro Pasqua. Buonasera. Buonasera, io... Quando te giocavi, io ero un ragazzino, avevo 10 anni, ho in mente un ricordo molto bello, una copertina dell'Intrepido,
te la ricordi, sì, la copertina dell'Intrepido? Ricordo, sì. con la foto di Mastropasqua a tutta pagina, quasi l'uomo dell'anno che si vede adesso sui giornali americani. Sì, sì. Te la ricordi ancora? Me la ricordo, era una caricatura, sì, un disegno. Me la ricordo bene quella fotografia lì, quell'immagine, insomma. Anche se quei tempi l'Intrepido era l'Intrepido, no? Nel senso, vuol dire, sì, l'immagine in copertina era qualcosa di importante, insomma, no? Significa che qualche cosa di importante lo stava facendo Mastro Pasqua. Ma sì, ripeto, per me, io quegli anni là, quei due anni, per me sono stati come una magia, diciamo. Ho trovato tutte le combinazioni possibili, perché io l'anno prima ho giocato a Perugia, ho fatto due apparizioni dalla panchina e ho avuto un allenatore tradizionale dove giovani non li vedeva, così, per cui andando a Terni pensavo di dover fare ancora più o meno così, cercare di migliorarmi qualcosa, fare magari qualche partita in più così. Invece ho trovato un allenatore straordinario dove ha creduto in me, ma mi ha svezzato, mi ha fatto crescere intanto fisicamente, perché una preparazione che faceva lui non l'ho mai fatta da nessun'altra parte, per cui sono diventato un atleta. E poi, come ho detto prima, mi ha tirato fuori il meglio di me, dove mi faceva esprimere tutte le mie qualità. E devo dire che oltre l'allenatore è stato il primo, ma devo dire anche l'ambiente di Terni, i ternani che sono stati molto vicini a noi, con gran tifo, e soprattutto dei compagni di squadra favolosi che non ho mai più trovato nella mia carriera. Tutte persone veramente bravissime che ti aiutavano in tutti i sensi, moralmente, anche in campo, così. E devo ringraziarli tantissimo a loro tutti, ecco. Lo spirito di quella squadra era quello, no? Aiutarsi l'un l'altro. Sì. Veramente, difatti le mie lacune venivano formate un po' da coperture dei vari Benati, Cucchi, Marinai, Valle, dove non si vedeva il lavoro magari oscuro, ma creavano una ragnatela dove era, per me era facile intervenire, perché non dovevo stare né a marcare, ma dovevo solo prendere le palle e uscire magari con la palla a piedi e fare una bella figura, ma il lavoro lo facevano loro veramente tanto. Io ricordo un Mastropasqua sempre a testa alta, eh? Passo corto. Sì, insomma, piaceva attaccare, andare avanti e creare magari Viciani, cioè voleva questo, anche per cui ho trovato proprio, insomma, un allenatore perfetto, ecco. Poi alla fine peccato per l'anno dopo in Serie A, che purtroppo un po' per inesperienza, così, nonostante si giocasse bene, complimenti da tutti i campi, ci abbiamo retrocessi. Erano tutti esordienti in Serie A, nessuno aveva fatto la Serie A, e quello è stato un po', l'abbiamo pagato un po' caro, ecco, perché potevamo magari con un po' più di esperienza riuscire a salvarci. Senti, stiamo vedendo un po' allo stadio del Liberati il giorno della partita con il Novara, tutte quelle bandiere rosso-verdi, non si trovava più un metro di stoffa a Terni rosso-verde, tutte bandiere costruite artigianalmente a casa magari, no? Sì. Ho visto dei filmati che mi ha mandato Marco e ogni tanto mette a Marco delle vecchie foto così, e insomma tutti i ricordi che quando vedo queste fotografie, questi filmati, mi viene come un colpo al cuore, perché ricordare quei tempi veramente è una cosa bellissima, è una gioia che mi rimarrà sempre nella mia vita. Ecco, è indescrivibile, non si può spiegare, perché insomma è una cosa talmente forte per me. Devo dire che non pensavo di anticipare così questa mia carriera, pensavo di fare ancora gavetta così, invece ho trovato combinazioni dove mi ha fatto esplodere quell'anno, mi ha mandato anche per esempio il miglior giocatore della Serie B, sono stato premiato grazie a tutte queste cose che ho detto, e soprattutto a questo allenatore che per me è stato veramente grande, ecco. Bene Giorgio, noi ti ringraziamo per questa tua partecipazione al nostro programma. Posso salutare un grande amico che ancora ho Terni, Alberto Tatangelo. Tatangelo. Volevo salutarlo e ci sentiamo spesso, volevo abbracciarlo, ecco. Va bene. Grazie a tutti i terrani anche. Grazie. Ti saluta Rolando. Ciao, grazie Rolando, ciao. Ma quando ci si vede? Quelli visto che vedete anche, sentite. Quando ci si vede, dice Rolando. Visto che sei un grande marinaio anche. Sì, no, Marco, è solo una foto, non è neanche mia barca, figurati, era solo una foto e basta. Comunque, va bene, dai, magari ci vedremo presto, dai. Va bene, grazie. Ciao Giorgio, stai bene. Ciao, grazie ancora. Ciao. Grazie. Ciao.
Serata piena di ricordi, serata piena di emozioni. Barcalotti, come ti trovi da questo punto di vista? Per te è festa. È il paradiso in terra. Paolo, belle queste testimonianze, questi sì. Attestati di affetto, no? Anche di gente da che da 45 anni, che praticamente ancora si ricorda dei Ternani, degli amici che ha lasciato a Terni, di questa cornice, di com'è stata. Beh, io credo che la nostra città abbia dei meriti, ma tanti meriti. Il merito importante è secondo me quello dell'accoglienza, no? Anche perché è una città preparata per la sua storia ad avere persone che vengono da tante parti, d'Italia, da fuori, persone colte. Anch'io sono, per dire, sono toscano, però in questa città mi trovo benissimo. Devo dire che è un posto, una provincia, ma una provincia che poi, se uno vuole vivere in una certa maniera, sta un'ora, due ore da Firenze, un'ora da Roma, quindi non è l'attività provinciale che si dice, no, tetra, piccola. Poi c'è tutto questa cultura dell'accoglienza di persone che provengono da tante regioni, da tanti posti, che già sono abituate a convivere. Questo è molto bello, no? A partecipare, a rapportarsi. Quindi questa cultura credo che anche nella squadra sia una cosa importante, certo. Nella squadra di calcio. Vuoi aggiungere qualcosa, Gianluca? Ma io soltanto una cosa, che mi ha fatto molto piacere sentire anche il rapporto che c'è ancora tra i giocatori della Ternana di quegli anni, che dimostra che insomma, in effetti a Terni in quegli anni era successo qualcosa di straordinario. Noi naturalmente come Ternani non possiamo che pensare che è successo qualcosa di grande, no? Perché l'unica volta che siamo andati in Serie A, purtroppo dopo 45 anni siamo qui a ricordarlo. Però per quello che ho visto, per quello che sento anche da loro, non è una questione soltanto Ternana. Insomma, quello che è successo quell'anno, la promozione di Viciani, il primo anno di Serie A di Viciani, è qualcosa che ricordano dovunque, non soltanto a Terni. Cioè, è stata un'esperienza straordinaria quella di Viciani, diciamolo tutto. Loro vedo che ancora continuano a dare merito all'allenatore, a quel modulo di gioco, ma naturalmente il merito è anche dei giocatori. Certo. Però insomma, questo vorrei sottolineare, che non è solo un'esperienza nostra, e questo l'ho riscontrato anche raccontando questa storia di Viciani fuori da Terni, e non soltanto in Italia, c'è attenzione anche fuori Italia per quello che è successo con il gioco di Viciani, ed ancora viene ricordato dovunque, insomma, sia dai grandi intenditori di calcio, chi si interessa del calcio romantico degli anni 70, e Viciani è un'icona, insomma. Certo. Volevo dire... veramente staremmo qui per ore a chiacchierare, no? Ci sono tante cose da dire, però innanzitutto io ringrazio il direttore Gigi Scardocci, al quale chiederemo magari se in occasione di altre soste del campionato potremo arrivederci e magari a continuare la nostra storia, le nostre chiacchierate. Adesso andiamo in pubblicità e poi sentiamo Pandrin, colui che insomma agli attaccanti gli faceva sentire tacchetti, qualche tacchetto lo faceva sentire. Linea alla regia a Gianluca Lucchetti. Momento telefonico, volevo ringraziare, prima non l'ho fatto, lo faccio adesso, coloro che hanno realizzato le fotografie di quel filmato che abbiamo fatto vedere con la colonna sonora della Ternitudine degli Altoforno, che ringrazio. Marco Feliciani, Marcucci, non so bene il nome, Paolo Mariotti, Enzo Chiocchia, Marco Baroni e Stefano Sideri. Questi sono coloro che hanno realizzato quelle fotografie. Spero di non aver tralasciato nessuno, chiedo comunque scusa nel caso in cui l'avessi fatto. Abbiamo Paolo Pandrin, buona serata Pandrin. Buonasera. Come va? Bene, bene. Bene, la saluta oltre agli ospiti che sono qui, e c'è anche Rolando Marchetti qui in studio, la saluta. Ti saluta, diamoci del tu anche a te. Quindi ciao Bescio, buonasera. Come hai detto? Ciao. Ciao Rolando, ciao. Ciao Bescio. Ciao. Come sta? Sto abbastanza bene, te? Paolo? Io anch'io, dai, non c'è male, dai. Mi fa piacere Paolo, ci si sente poi in un secondo tempo. Quando parlo di Pandrin, vabbè, oltre all'aspetto agonistico, mi viene in mente quella fotografia che noi abbiamo visto prima, non so Pandrin se l'ha vista, fine della partita con il Novara, Pandrin, fotografia in bianco e nero, senza maglietta.
quasi sembrava sconsolato, quasi se fosse retrocesso. Che era successo, Pandrin? No, è successo, ero senza maglietta perché l'avevo nascosta, mi avevo data al massaggiatore che me ne mettesse via. Ah, ho capito, sì, però dire, non eri molto, molto contento, nel senso eri preoccupato, sembrava quasi, dal vedere quella fotografia. Ma al di là di questo, che squadra era quella che ha vinto quel campionato, Pandrin? Ma è una squadra bellissima, perché è una cosa che è rimasta impressa da anni, insomma. E che città perché era? C'era un gruppo abbastanza omologato, ha capito. E che città era Terni e i tifosi del Nani? Terni, io ho soltanto 8 anni, quindi non è che sia... Per me è stata la mia carriera quasi, tutta lì, perché l'ho passata tutta lì. E per me era come vivessi sulla mia città, insomma, ha capito. Sicuramente, certo, 8 anni sono lunghi. 8 anni di milizia, quindi con quella maglia, rosso-verde. Il ricordo più bello di questi 8 anni, al di là della promozione, qual è stato, Pandrin? Al di là della promozione ne ho avuto i due io lì, no? Certo, sicuramente. Sì. Quella della C in B e quella della B alla A. Emozioni, le stesse emozioni, tutte e due, hanno provocato? La seconda è stata più grande ancora, insomma, perché la seconda è stata una cosa che nessuno se l'aspettava, insomma. All'inizio nessuno se l'aspettava una cosa del genere. Allora, Pandrin credo che è uno dei, credo di non sbagliarmi perché poi sono un po' in confusione perché questi giorni in organizzare, vabbè, ha provato sia... secondo me l'emozione del vivere il Viale Brin e del vivere il Liberati, certo, sì. Giusto? Sì, tutti e due. Raccontici, quello del Liberati l'abbiamo sentito anche un po' dagli altri, ma no, l'emozione che, entrare al vecchio Viale Brin, che significava per un giocatore? Viale Brin era una bomboniera, non era un stadio, era una cosa bellissima, insomma, anche se era vecchio, ma a giocare lì era come giocare, non so, su una bomboniera. Quel campo di Pozzolana, sì. Con quelle tribune. E ricordiamo anche, visto che ci siamo, lì allora il custode era Natalino. Natalino. Il buon Natalino. Natalino, sì. Lo ricordi Natalino? Sì, Madonna, me lo ricordo. E come fai a dimenticarlo, dici tu, giustamente. Natalino era lì, era dopo è passato a Liberati, lì là. Sì, esatto, sì. Però diciamo l'ingresso in campo era diverso, no? Liberati eri sullo stesso piano, invece lì al Viale Brin dovevi fare il tutto passaggio e salire. Bella emozione quando esci fuori, immagino. E c'era, sì. Vero? Sì, ma non c'era neanche il sottopassaggio, l'anno della B dopo l'hanno fatto. Sì, però in precedenza c'era la buca praticamente che portava all'interno del campo. Ah sì, come una buca, sì, che si entrava, c'era la tribuna sotto, c'era i spogliatoi sotto le tribune cementerie. Chiamiamoli spogliatoi. Sì, lì. Chiamiamoli spogliatoi. Gianluca, voi prima di salutare, ti chiediamo allora, diciamo, abbiamo visto le immagini, il pubblico, raccontaci quando sei arrivato da Acqua Sparta e hai fatto l'ingresso a Terni, che cosa si provava e si è provato in quell'occasione. Acqua Sparta prima della partita del Novara? Certo, prima della partita del Novara, sì. Sì, io dopo ho ascoltato alcune cose. Ossia, provato, lo stadio era pieno, quelle cose lì, c'era un'emozione enorme, insomma, anche perché giocavamo tutto lì, insomma. Quindi eravamo tutti tesi. Certo. Bene, poi quando siamo entrati in campo tutto passa, dopo quando si entra in campo quelle cose lì, ma prima c'era un'emozione enorme, insomma.
Ma quella grinta, quella voglia di non lasciare mai il proprio avversario, dove la trovava Paolo Pandrin? Beh, non lo so neanch'io, insomma, perché lì, quelle cose lì, eravamo una squadra che eravamo tutti sullo stesso piano, perché quando si giocava si trovava a occhi chiusi, insomma, no? E non mollavamo mai, perché, e purtroppo abbiamo anche vinto per quella fare lì, perché sennò non so... un campionato così è difficile averlo fatto, insomma, certo. Perché dall'inizio fino alla fine siamo sempre stati i primi, insomma. Ma tra le altre cose, che non mollava mai questa squadra, lo testimoniano anche i secondi tempi, no? Quello che si è realizzato dei 48 gol, 23 sono stati realizzati nei secondi tempi. Questo significa che la squadra fino alla fine, insomma, oltre che preparata atleticamente, era anche convinta di quello che faceva. Paolo, Paolo, noi ti ringraziamo per questo intervento, avremo modo magari di sentirci prossimamente per un'altra trasmissione sulle fere. Ti ringrazio. Va bene, arrivederci. Un abbraccio. Saluti tutti. Ti saluta anche Rolando. Ciao Paolo, ci si sente. Ciao Rolando, ciao. Che bello. Paolo, sì. Ora mi spiace se interrompo sempre, no. Però ora ci ripensavo. La nostra forza... oltre a Mastropasqua, che era impeccabile, erano anche loro due, certo. Pandria e Penati, perché sapevano attaccare e difendere. Certo. Sapevano fare la diagonale che voleva Viciani. Allora, erano, 50 anni fa. Erano veramente bravi. Paolo, prima abbiamo parlato della città, no? Ma quanto è stato grave buttare giù quella tribuna al Viale Brin? Ma purtroppo tante cose sono state demolite. Quella tribuna era un'opera in cemento armato di grande rilevanza. Prima io ho accennato, non per meriti, ma perché anche la scuola probabilmente non aveva curato degli studenti di architettura che avevano questa sensibilità rispetto al passato. Quindi a Terni la cultura del restauro, del recupero dell'antico non c'era, assolutamente non c'era. Quindi noi avevamo delle opere in cemento armato, per dire la piscina di Nera Montoro, un trampolino di 10 metri in cemento armato, è un'opera che sta in tutti i libri di architettura o di ingegneria del mondo. I capannoni della polimer, in cemento armato, queste nuove tecnologie stanno nei libri di ingegneria di tutto il mondo. Noi magari l'abbiamo distrutti, questo purtroppo no, perché... Certo, non aveva più una funzione, però poteva essere un monumento oggi, queste opere. La piscina in Nera Montoro ci si veniva ad allenare da Roma perché non c'avevano una piscina di 50 metri. Bud Spencer si veniva, che era un grande campione del nuoto, molti non lo sanno, si veniva ad allenare qui da noi perché era una città dinamica, modernissima, questa cultura. No, probabilmente c'erano anche degli stranieri che hanno portato, chiamiamole, queste innovazioni, queste tecnologie altissime. Però purtroppo la ricostruzione dopo la guerra, il correre, il fare, la necessità anche di costruire molto. Voglio dire, che possiamo dire per esempio rispetto alla città, all'urbanistica, dei quartieri popolari bellissimi. Il portoghese dice a Terni... periferia, no? Fa rima con bellezza, eccetera, con poesia. In effetti Villaggio Italia, alcune realizzazioni di allora sono state esemplari, è giusto oggi perlomeno per quello che rimane conservarlo. Ma la stessa Fontana di Piazza Tacito... Non continuare a fare gli errori, insomma. La stessa Fontana di Piazza Tacito è un'opera di grande rilevanza. Ecco, ci sono pubblicati nei libri della storia dell'architettura perlomeno 10 opere di Terni di grande rilevanza come architettura, cosa che per dire a Perugia che noi sappiamo come ci trattano e come ci considerano, non ci sono. Quindi bene, allora, il tema è questo. A questo punto lanciamo il terzo la terza e ultima clip e poi torniamo in studio per risalutarci, ma non vi perdete la sigla, perché la sigla curata da Gianluca Lucchetti vale la pena di vederla. Linea alla regia, quindi a Gianluca.
sposata Giosuè, ma lo sanno tutti quanti che voleva bene a me. Me pizzica, mi pozzica, mannaggia lo pizzica, son pizzichi d'amore, bella non vanno mali. Il motivo delle nozze ve lo voglio sapere. L'arbitro Casar infischia la fine e la gente si avventa in campo. È una furia, un tornado, qualcosa che si avvicina al carnevale di Rio. Forse più bello perché è più genuino, più sentito, più vero. È la prima volta che accade. La gente scopre un mondo nuovo. La gente si sente felice e vuole ubriacarsi. Viciani viene alzato da terra da 100 mani, portato in trionfo. Si tenta di abbozzare un giro del campo trionfale, ma la gente è tanta che sbarra il passo, proprio non si può. I giocatori debbono cedere le loro maglie. Anche loro finiscono in alto, sulle spalle di gente anonima che li ha seguiti per tutto il campionato, gente fedele, gente che li ha sempre amati. L'affare si è concluso, non mi resta che cantare, sono molto assai deluso, ma mi devo da sfogare. Rosinella dolce e cara, segui pure il tuo destino, preferisco una chitarra. È la gioia che aggiusta tutto. La folla invade il campo e torna indietro, è come impazzita, non ha un itinerario preciso. Dice Serie A, urla Ternana e invoca i nomi di tutti i giocatori. Urla Viciani, senza nessuna esclusione, urla anche il nome di Taddei, il presidente. Taddei si è quasi nascosto per non farsi vedere piangere. La gioia compina di questi scherzi. Forza presidente, la gente la reclama. Via con la commozione dentro nella grande bolgia per questa Ternana, che ora è più bella e più grande di sempre. Mozzica, mamma come mi pizzica. Rosinella della Gona si è sposata Giosuè, ma lo sanno tutti quanti che voleva bene. La città è impazzita. Stenta a credere che sta vivendo una bella storia, una storia vera, non è una favola. La squadra del posto in Serie A se lo è conquistato in pieno merito. Ha vinto il campionato, ha voluto compiere anche questa civetteria. La gente si riconosce amica e forse non sapeva di esserlo. Si abbraccia, si bacia nell'ideale comune di una vittoria che unisce, affratella. Il calcio riesce a fare anche questo. È una domenica che nessuno dimenticherà, una data, 18 giugno 1972, che i figli di Terni scriveranno nel loro diario intimo per ricordare un giorno di festa, una giornata che vorrebbero non finisse mai. Ma sei fatto un grande errore, ero io il tuo tesoro. Me pizzica, me pozzica, mannaggia lo pizzica, son pizzichi d'amore, bella non vanno male. È l'apoteosi, qualcuno non sa cosa significhi, ma che importanza può avere. La squadra rossoverde con i magnifici 19 allineati al centro del campo, con la gente che fa festa, con tante grida e tanti suoni di trombe e qualche rullo di tamburo, e salti di gioia e abbracci frenetici, qualche bacio e anche molte lacrime, perché la gioia fa piangere. Canterò tutta la vita, sia d'inverno che d'estate, canto vivere cicuta per le donne interessate. Rosinella della Gona si è sposata Giosuè, ma lo sanno tutti quanti che voleva bene a me. Pizzica, mi pizzica, mannaggia lo pizzica, son pizzichi d'amore, bella non vanno male. Legate lo tuo amore per coprirti tutta d'oro, ma sei fatto un grande errore, ero io il tuo tesoro.
le pizzica, le mozzica, mannaggia non pizzica, son pizzichi da mare, quella non vanno mai. Massimo Migliorini, Paolo Pandrin, Fernando Benatti, Giorgio Mastropasqua, Angelo Rosa, Romano Marinai, Antonio Cardillo, Ermenegildo Valle, Gianfranco Zeli, Mario Russo, Piero Cucchi, Gianfranco Geromel, Graziano De Luca, Giovanni Brutto, Roberto Fabbri, Pietro Fontana, Salvatore Iacolino, Rolando Marchetti, Antonio Quirini. Questi sono i nomi dei magnifici 19 che insieme al loro allenatore Corrado Viciani hanno portato per la prima volta l'Umbria in Serie A. Rosinella della Gona si è sposata Giosuè, ma lo sanno tutti quanti che voleva bene a me. Mi pizzica, mi mozzica, mannaggia lo pizzica, son pizzichi d'amore, bella non vanno mali. Il motivo delle nozze ve lo voglio va sapere, è dovuto alle ricchezze che teneva Giosuè. 30 capre sopra il colle, 7 vacche alla pianura, io mi mangio le cipolle ma non tengo mai paura. Le pizzica, le mozzica, mannaggia lo pizzica, son pizzichi da pure, te la non fanno male. E se sembro poveretto, state attenti per sbagliare. Ah, si è interrotto, era terminato comunque. Io devo ringraziare Marco perché veramente ha dato opportunità, credo messaggi tantissimi, e anzi ringraziamo tutti coloro che ci stanno messaggiando e che qualche lacrimuccia dicono è venuta fuori ricordando quei tempi. E io vorrei ringraziare Rolando Marchetti perché è stato con noi, ci ha fatto molto piacere, che è stato... Io ringrazio voi perché per me è sempre un piacere tornare a Terni. Non mancherà occasione di rivederci, magari approfondiremo altri aspetti. Qual era il lavoro di Viciani? Il tema però del prossimo incontro, quello che faceva Viciani, come si comportava durante la settimana, l'allenamento del mercoledì che era doppio, immagino, doppio, sì. Eccetera. Quindi tutte queste cose qui. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a Marco Barcarotti, perché senza di lui questo programma probabilmente non ci sarebbe stato, perché io sono stato entusiasta quando me l'ha proposto. Ripeto, ringrazio ancora Gigi Scardoccio che ce l'ha consentito. Ma il nostro editore, Raffaele Vissani. Se ti ricordi, il primo passo di questa storia l'abbiamo fatto insieme all'Anfiteatro Fausto, no? Che facemmo una cosa del genere in diretta. Io ho un sogno, lo voglio dire stasera, tutto questo materiale che io metto sul sito www.memoriarossoverdi.it, io il sogno mio è che non vada perso, ma che un giorno ci sia la possibilità di vedere il museo. Se l'hanno fatto da qualche altra parte, perché io ho sempre sta fissa, se l'hanno fatto perché noi siamo... A Perugia l'hanno fatto? Sì, quelli lassù. Anche. Perché noi no? Perché noi no? Il materiale ce l'abbiamo, ce l'hanno la generosità dei tifosi l'hanno messo a disposizione di Marco, quindi troviamo una sistemazione adeguata. Ovvio che non lo può fare Marco, lo deve fare Marco. No? Io continuare a fare quello che fa Marco, ma poi chiaramente bisognerà inventarsi qualche altra cosa. Gianluca, grazie. Grazie a voi per avermi invitato, a te Ivano e a Marco. E no, l'unica cosa è un augurio, avendo rivisto queste immagini che anche io non rivedevo da un po' di tempo, e avendo sentito Rolando Marchetti e gli altri giocatori, è quello di alla città di ritrovare un po' di quella genuinità che si vede
proprio lampante in questi filmati e anche la voglia di stare insieme. Socializzare. Perché questo è anche il significato del calcio. Il calcio è una festa, no? Per una città come Terni c'è tanto bisogno di tornare a stare insieme, di tornare a essere felici insieme, a festeggiare qualcosa insieme. Questo è l'augurio che da questa serata penso si possa fare alla città. Sono pienamente d'accordo con te. Meno social e più contatti diretti. Più... E lo stadio è un pochino più riempito, meno su Facebook e più allo stadio. Paolo, l'architetto Lonnelli, io ti ringrazio, veramente ci hai aiutato a capire quella che era la città di allora, anche se noi diciamo l'abbiamo vissuta, i più giovani magari no, quindi è stata, cioè abbiamo visto per esempio tante insegne che non ci sono più, tanti esercizi commerciali che sono andati purtroppo in malora. Quindi uno spaccato anche di vita della Ternana. È uno degli argomenti che possiamo riproporre, penso, specifici magari su questo tema. Rispetto al museo, noi veramente abbiamo una carenza, non solo per la storia di Ternana, ma tutta la storia della città. Anche prima ho accennato il discorso della memoria storica. Rispetto allo sport si parla di città dello sport e quindi potremmo proporla lì, ovvero del nuovo palazzetto dello sport. Oggi si concepiscono questi spazi molto più funzionali, non è solo l'edificio del palazzetto sport per dire. Insieme a questo ci sono altri locali, che sono locali di ristoro, locali di intrattenimento, ma locali anche culturali. Quindi potrebbe essere anche questa un'occasione che va, diciamo, marcata. Stiamo parlando di calcio, bisognerebbe marcare questa idea e proporre, se mai si realizzeranno questi spazi, o la città dello sport, o ad esempio il palazzo dello sport, a inserirci dei locali, no? Che possono anche avere questa memoria, conservare tutta una serie di cose, di immagini, sono della città, della cultura, della socialità, che sono molto significative. Forte. Non le possiamo e non le dobbiamo perdere. Ecco. E l'occasione è quella, penso. Forse anche altre, ma... Non è che possiamo dire porto al caos, visto che questa è sempre memoria storica, anche se minore, magari al caos queste cose. Vanno poste nel posto giusto. Se si rifarà lo stadio, se si allarga lo stadio, bisogna insistere. Prevediamo quella... anche dei locali per altre anche funzioni, quelle che dicevo prima, ma anche locali che possano conservare questa memoria d'incontro anche. Grazie, il ringraziamento ai due tecnici, ai due che stasera mi avranno maledetto sicuramente, però vabbè, grazie a Gianluca Lucchetti, grazie a Michael Spezzi, ringraziamento a tutti voi che siete seguito fino a questo momento, vedo che siete stati carinissimi con noi, con gli ospiti, con loro che sono intervenuti e questo ci fa estremamente piacere. Vorrei ringraziare coloro che ci hanno seguito in streaming, chi in diretta TV e chi appunto ci ha scritto. Vorrei ricordarvi che questo programma verrà naturalmente riproposto nelle prossime ore. Un ringraziamento anche a Sandro Onofri che ha curato le immagini di quel video, audio e video, ed Eraldo Inks, oltre a tutti gli altri fotografi che hanno fornito le loro fotografie. Grazie, buona serata a tutti e forza Fere. Such a soul. When you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's
was true. Everything.